game, but he not in it. That Birkin bag came with the fire in it. He told you a rap with a lie in it. Lie. He got some new jewels, he flexing his ice. He praying to God he don't die in it. God. Let me take him back to the back door in the north. Don't you remind me. No. I try to stay low, but I shine so bright. So it be hard not to find me. Shine. These rainbow diamonds up in that rolling. No, this not the regular timepiece. Rainbow. Confess your order, gon' cost you a quarter. And it's a fee to stand beside me. God forbid, if somebody try me, I'm turning this shit to a crime scene. Grab a cig and put up the kids. A mini Draco in the arms lane. And then I'm jumping or switching the side when I let it sing. The bell ring. Please don't damage just cause on my cover, cause you never seen what I seen. I walk in the bit with my gun out. You don't know what I know. Ain't seen what I seen. What the fuck they be talking about? Damn, she stick on the bag and went on this bitch to clock out. I pulled the F in it out of my drawers. She thought I was pulling my cock out. If you touch one of us, we bust you. Look at this shit, get shot down. You know what I was? I did not trust you then, especially not now. Young nigga come through spinning and swinging shit. It's an outside playground. Yeah, sip him up, spray ground. We gone, 85 northbound. Yes, sir, it's me, go business. We divided to feel like tennis. We shook up the trenches, moving the tenders and still trapping in it. It's a handoff 50. I stack it up, double up, spend it. When the rest too skinny, I can make some squeeze a million. When the rest too skinny, I can make some squeeze a million. When the rest too skinny, I can make some squeeze a million. When the rest too skinny, I can make some squeeze a million. When the rest too skinny, I can make some squeeze a million. Dropped out of school, kicked down the door, but shit down and we fool. Come out the denim, the patches for lure. I send them, they spin them, don't go back and forth. I got a stick, this bitch take down a horse. Basketball season, the rip like a court. We get you spent, get you put in the morgue. We buy that mansion with basketball courts. Kinda hold him up, my thumb was sore. Just look at the bitch and I know I'ma score. 200 cash with a mag in my drawer. I'm pulling straight like I played a guitar. Dracos and Max, we ready for war. We petty, we spend every day with them cut up machete. I spend a little letters, he sent to the medic. My money come steady, somebody die, only way I can get it. I heard the money was shedded. We on the verge, worth hundreds of millions. They took off your top and I took out my cellar. Cash in the vault, I got more than a million. M's in the bank, I don't care about opinions. Play with the game, we stay and we drill them. Fuck it, we crash, we feeling. I'm on my bag and I'm getting. When the rest too skinny, I can make some squeeze a million. When the rest too skinny, I can make some squeeze a million. When the rest too skinny, I can make some squeeze a million. When the rest too skinny, I can make some squeeze a million. When the rest too skinny, I can make some squeeze a million. When the rest too skinny, I can make some squeeze a million. When the rest too skinny, I can make some squeeze a million. When the rest too skinny, I can make some squeeze a million. Seguiamo a 100 persone, però ce ne sono di più. Mamma mia. Ah, ci fai i trucchi pure di Twitch. Siamo boicottati a destra e a sinistra. Ma ci stanno a mangiare zanzare. Ma ci stanno a casa vostra le zanzare? A casa del Sacre sì, quello sta a Milano, vicino al lago vicino ai laghi, lago Torta e lago Maggiore. Tu stai lì? Sì. Bello. Se ti faccio una pusciata, ti faccio un altro laghetto. O sai l'umidità che c'hai lì, oh. Ma noi ti però calcola che hanno dato come spiaggia migliore d'Italia il lago d'Orta. E lago, la spiaggia? Ma che cazzo stai a dire? No, vallo a vedere poi. Ma la spiaggia è il lago? Ma la spiaggia è il mare, non il lago, dai, io vado. Aspetta, fa una cagata al lago, sai, ti faccio scappare a tutti. È il lago. Io ho pure paura a farmi il bagno al lago. Perché te stanno i morti. Qualche ci Mulinelli. Eh? A te niente Mulinello, sa che? Eh? Te devi far bagno a Ciambella, quando affondi? Lo sai che io non so neanche nuotare? Te lo credo. Te che cazzo storto, ma come no? che già sta fanno la gente così, a tradimento. Collegato. Mamma mia, buonasera. Buonasera. Che spettacolo. Ma che tarica? Oh, degli abbonamenti. Ringraziamo per l'abbonamento. Hai dato un abbonamento, Sì. Ringraziamo. Belli, raga. Twitch. Twitch. Che ha fatto? Ha scureggiato questo? È il terremoto, vai. Senti che sto a fare i mortacci tuo. Oh, abbonamenti, ringraziamo, raga. Supportate il canale, ragazzi. Supportate sta cappella pure, raga. Un altro abbonamento, 3 abbonamenti, grazie mille. Che bello, che bello. Grazie mille, Nico, per l'abbonamento. Grazie mille, Nico,
per l'abbonamento. Grazie mille, Lello, per l'abbonamento. Grazie mille. Alello, salta sul suo pisello. Twitch e Telly per l'abbonamento. Grazie mille, raga. Se avete Amazon Prime, potete salvarvi gratuitamente a costo zero. Non ha capito che niente. Che cazzo stai a Biasaghe? Che ha detto questo? Ma che cazzo, capisce da solo? Vabbè, dai. Ma bevi la sera prima di entrare in diretta, te. Se eh? Beve l'acqua, apposta è arrugginito. Noi dico, mamma mia. E c'hai la nocchia, non so. Mamma mia, sai che... Oh, comunque, ieri ha fatto una bella figura, ha fatto, ma ha abbandonato così nella diretta. Ho fatto il panico. Chi è che si è abbonato qua? Peppino, grande Peppino. Bello, bello del sio, 666 pure. Ah, sai che ha fatto? Non ringrazi per l'abbonamento. Eh? Cazzo. Cosa? Ciuccia. Cazzo. Alza il volume a zero, alza il volume a zero. De che io? Delle casse. Delle casse o dell'audio, della voce? Chiedi in chat. Io qua c'ho tutta a palla, il microfono pure sta a palla qua, oh. Allora delle casse. Un altro abbonato, chi è qua, oh? ZNF Enteramina. Minchia, Madonna, il bordello. Ti ringraziamo e basta, perché il nome sta a ricordarlo. Belli, raga, belli. Che è Breaking Bad, oh. Grazie, no, mille per l'abbonamento. Nando, chi è qua, oh? Yuta Greg 11, bello, fratello. Bella, Yuta. Ma chi sei? De Kenshiro? È il cugino di Kenshiro, Yuta, oh. Yuta del nord, la ricordi? Meno male che ci aiuti, Yuta, poi ti aiuto pure io. Il volume della voce, dicono. Da voce ancora, di più. Oh, ho messo tutto a palla qua, oh. Fratelli. Guarda su OBS. Oh, qua sta tutto a palla, raga. Mo sto a 10 decibel, fammi in serio. Mo tra un po' mi schioppa il microfono. Tu fanno apposta, fratello. È vero? Sì. Voi mi sentite però, no? Ma ti sento sì, forte e chiaro. Perché io ieri mi sono visto i clip che abbiamo registrato, se sentivo il microfono mio che clippava. Questi perché non ci capiscono un cazzo. Mo vabbè, sto al limite. No. Allora, qua siamo 10.000 euro d'attrezzatura, dico io. Ma che cazzo, amore, ti insegna a me il lavoro mio? Ma vaffanculo. Dimmi chi sei, io non ti lascerò mai. Oh, che devo fare? Ma ieri c'avevi il leone, oggi che te sei messo? Il cane da Murabi, sì? Ma che devo fare? Se guardiamo tra di noi. Ma non è che lo sfoderi c'hai la lama là sotto? È vero? È una spada dentro che sta, oh. Te credo. Va bene. Partiamo? Dai, io per me potremmo andare pure sulla luna. Vado. Brasile. Bello, fratelli, che dici? Sto a posto. Sei campa. Ma con chi stiamo a fare? Ma te vedi? Ah, beh sì, fanno due, non gliela fanno attivare la fotocamera. Ci hai fatto caso che è sempre così. Fratelli, se famo guardare dietro, fratello, accendi la telecamera, se famo guardare dietro. Aspetta, aspetta. E perché dicono che pagavamo le bollette, noi, capito? Mamma mia. Cosa faccio tanti pro? Fratelli, vatti a ammazzare, dai. No, dai. Ah, buona gente, allarga, sta culo, è entrato, entrato. Chi è qua? Oh, che è successo? Che è successo qua? Oh? Grazie mille per i 50 centesimi donati, grazie mille. Ma che ha cambiato le cose? No, sono monete virtuali. Monete virtuali? Carolaro. 50 centesimi virtuali. Lo sai che ho capito io, 1050 centesimi. Io andavo subito a pagare a questo. Beh. Chi è entrato qua? Oh, chi è sono scappato di casa? Ah, Diablo, fatti rispettare, Diablo. Io, guarda, io sono scappato, io sono entrato nuovo. È bella, Brasile, è top. Fatti rispettare, Diablo, vai, attacco subito. Che ha fatto, fratelli? Dimmi a me. Te sistemo subito, che ha fatto? Che ne ha fatto? Ma c'è, abito dietro io, sai, sì. A me da dietro non c'è sta nessuno. Ti abito vicino. Ti abito vicino, vicino. Vicino che vuol dire? Che sta a Fiumicino, non lo sai? Il Corviale. Ah,
Babbo. Sì. Tutto a posto, ragazzi. Un bacione, voglio bene. Bello Diablo Boy, sei sentito? Bello. Bello. Io pensavo che era amico tuo, Brasi. No, no, che io ho amici, fratello. Ma che sai, operare qualcuno con la mascherina che ha fatto? Certo, certo, devo per, sto operare qualcuno, tu tranquillo. È il culo che stavi operando. Io voglio salutare la Saghe. Che va fa, vuoi annusare il culo di qualcuno, che hai detto? Sì, sì, è il tuo, io ne so. Caschi male, profuma. Con la mascherina profuma, te serve, fratelli. Oggi a Brasile sono venuto a mala buona. Lo sai che al cielo si fa la lavanda al culo, fratelli? Sì, tutto. Sbiancamento anale, sbiancamento di denti. Ah, io sono venuto a mala buona. Che ha fatto? Si fanno le lavande al culo. A Brasile sei grande. Lo sai che sono venuto a mala buona, a Brasile? Aspettate un secondo. Era buona, era. Dovete sapere che i trans, per prenderlo in culo, si fanno le lavande. Al cielo fa uguale. Qua invece del interessante, io. Con sapevo. Shampoo e deodorante io, sempre. Davide, oh, a Brasile. Ma che te sciampi che c'ha lì i capelli? Al culo, infatti. A Brasile, un po'. Brasile, appena riapre mala buona vengo a farmi i capelli, mi ti fa bene, però. Più, no. Sei rimasto antico, te, fratelli, ce l'avrò più. Come no? Fate fare un tatuaggio. Da 15-18. Un tatuaggio da lui. Oh, a Brasile, dove fa il tatuaggio? Davvero, se tocca fare il tatuaggio. Ma no, guarda, io lo faccio. Un altro abbonamento, io abbonato qua. Vai. Gesù, oh, a Brasile, cioè, sei abbonato Gesù Cristo, siamo benedetti. Davvero? Bello, oh, Gesù. Sa che rispondi, Gesù, in direct. Ma che sa fa quello con Huawei? No, 1727 che se compra lì follower. Sa buono, caccoli. Oddio, guarda che capoccia, pa rinnovo, Sabono, parla che ti esca nei caccoli dal naso. Già stavano fuori gioco, amico, quella di prima te è cascata. Che era un San Pietrino, che era? Oh, con sto occhiale sai che mi pari? Tu padre? Perché cosa? Oh. Sì, ti piacerebbe mio padre, no che si misura il cazzo dal culo. No, perché ma te? Ma poi vedi dal culo con i denti? Mio padre almeno tu figlia ha fatti, devo che cazzo fai, cioè quei 12 centimetri ti misuri dal culo pure. No, frate, 12 centimetri, frate. Ma che so, i centimetri del cazzo di tuo padre? No, Brasile, serve forte. Moscio, spero, fate lì. Ma manca, Brasile, che ci faccio? Ah, no, 12 centimetri lui, dico. Sì, vabbè, dai, te preoccupa. Eminem italiano, comunque, senti, troppo. Sì, frate, lì. Mamma mia, oh, cantace, oh, faccio il ballo, facci qualcosa. Questo è il ballo del papà. Del papà, voglio il ballo del papà. Io. No, il papà a te, da due schiaffi in faccia ti faccio volare. Come un UFO, capito? Scusa, c'ho paura, guarda. No, fratelli, a parte scherzi, ci arriviamo al caffè appena finisce sta ma cosa. Ma bene, annattere, io mi piace il caffè con te, mi li da 1000 euro. Ma che tu paga? Se noi venimo, ti paga pure il caffè, ce li paga. Pure ma la colazione, se te vieni, l'unica paga. Cosa che ti no, do, no. Due schiaffi in testa, te rimanno via. Se non lo schiaffo faccio cascare quel pitbull. Sì. E dai, io fammi un po' vedere quanto sei forte. Io vengo con mio cugino Brasile. No, io fie parte a nessuno, frate. Ma non sapevo che c'avevi i cugini con problemi mentali a Brasile. Io sono la famiglia mia, fratelli, e basta. Ah, questo sa di cazzate. Bene, bene. Ma infatti Brasile non c'ha cugini che ha 104, fratelli. C'hai dei Brasile? A 104 te la famo via a te, 17. Mi porto il caffè da sport, capito? A già... sì. Tutto casa tua, però. Il caffè da sport, mi porti? Sport. E certo. A te ti asporto qualche organo se vieni. Vabbè, ha detto che ti fa pure un bocchino, però. Pure, è classico. Chi è che non mi vuole fare un bocchino? A Brasile comunque mi ha rovinato. Lo sai perché? Ha detto che vuole provare quell'11 centimetri da barzotto, capito? Mi ha rovinato a Brasile. Su WhatsApp pure i minorenni mi stanno via foto strane. Te dico fermo, te. No, no. Ma la gente sta fuori. Mi sa che era la ragazza di uno dei questi quattro scemi. Che te invia? No, che... ma ti piace? Che mi invia? Una ciccia baffuta. Ma davvero? Mamma mia. Ma davvero, che grande va la sub, regà. Tre persone hanno sabato mentre parlavi. Ah che sì? Che vuol dire? Si sono iscritte, hanno fatto l'iscrizione. Bravi, bravi, regà, sabatevi. Salvate. Gigi Sabani.
vedi? Ma com'è che ti una manetta così questi, oh? Ma che c'ha il cappello di una guardia che ha fiacco la testa, che ha fatto? Ma che c'ha il padre carabiniere questo? Tirategli un secchio d'acqua, oh! Oh, togli il live. Questo è signorini, signorini. Ma non via, oh. Signorini, tu mi fai i cucchini. Mamma. Che esaltati, oh. Che paura, oh. Sta vomitando, sì? No, solo perché si è sentito. Porco due. Ma davvero? Ma non, m'ha tremato pure piccolo, le finestre, m'hanno tremato. Un piccolo riflussino che avevo. E con i bambini è così. Ah, beh, la fate lì. Ciao, Brasile. Che se dice? Sono vedi... sempre quello di ieri. Ma si te fermi che ci fa venire il morbo di Parkinson. Ah, ma che è squid, oh, è squid di questo? È squid di quello di SpongeBob. Quello di ieri, il fiore di Pippo Franco. Ma quindi sei da solo, a cogliere di merda. Ma che c'hai, ieri da sporca da merda, che ha fatto? Ci sta a mettere i pollici al culo. Tu sei zitto, stempiato del cazzo. Dai, a squid, sta buono, non sono c'è il clarinetto, oh. Sei zitto, ti voglio fare una domanda, puttanella. Paga i sordi, no. Se vuoi farmi una domanda, paga. Va bene, allora ti faccio una domanda, dopo ti pago. Eh sì, prima dare e poi ricevere. Ma la storia con Junior Kelly? La storia con Junior Kelly? Lelli Kelly? No, io so, mo fratelli, non me ne sono mai messe Lelli Kelly ai piedi. Solo Versace, Nike, roba seria, roba limited edition. A roba che piscio per te. Ma che te pisci sì i piedi te, fratelli, quando va al bagno? Vedi la verità. C'hai le mutande col verso, gialle davanti e maroni di dietro. Che ha fatto, fratelli? Di mamma, perché te lo del culo? Che c'hai? Che c'hai? Le emorroidi che te devi sedere piano quando ti metti a mangiare a tavola. Che ha fatto, fratelli? Mettete il ghiaccio al culo se te lo del culo, fratelli. Che ha fatto? Un tempiato di merda. Eh? Che hai detto un cerbiatto perché c'hai le corna? Ma chi te sei in culo, fratelli? Quelle saranno i corna di famiglia. Ma che cazzo corna? Guardati la testa, porco Dio. Babbo, fratelli, dai, non ti preoccupa. Oggi ti sei entrato che te lo del culo, che ha fatto? Non ti sei fatta la pippetta. Ma te ti fai le pippette, ti metti pure le foto su Instagram. E io me ne faccio sì le pippette. Chi è che non si fa le pippette? Che c'è? Che c'è? Da vergognarsi, fratelli. C'è sta mia moglie, mo squaglia il cazzo, fratello. Porco due, mi sono venuti. Oh, mi sono venuti i galli sulle mani. Sta a vedere, fratelli, che sta la quarantena, che ha fatto? Che c'è? C'è da vergognarsi, è mica infamità, oh. No, però il Brasile è più rispettabile. Tu metti le foto su Instagram, sei una merda. A Brasile, questa te sa, se te vuole vedere il cazzo, te lo dico io. No, no, io no. Ce l'ho piccolo, fratello, che c'è fatto il mio? Ma che cazzo, no, non è vero, ma che cazzo stai dicendo? Oh, vedi che te sa difendere, sei innamorato? Dai. No, sto dicendo a te che cazzo stai dicendo, io non voglio. Oh, ma mica infamità, l'omosessualità oggi è ben accetta qua, siamo nel 2020, no, fratelli. Ah sì, ti posso dire una cosa. Molto probabilmente entrano più uomini sessuali che quell'altro dietro. Ma mica ci stanno problemi, oh. Anzi. Sì, ma sono a cercare Algero, bel. Perché lui è un pochino... Te sei innamorato pure di me, mo? Ma che cazzo stai dicendo? E il sai che fai? Tu lo lasci a questo punto, siamo un tre, c'è due no, senza tre, no? E il quarto viene da sé. No, no. Mi dissocio. Ma che ti dissocio? Io ho un culo di il sai che... Come ce l'hai il culo? Ve lo so liscio, sa? Peloso, mortacci tua che schifo. Lo sa come scrocchia lì, mortacci. Mamma mia. Lo sa quando metto in culo tu tutti liberi. Tu. Al giorno te lo preparato, vai da lui. Gli scordi al culo come una chitarra a Brasile. C'ha la chitarra al culo questo, c'ha un'arpa proprio. Bella bella sub, Telecom Italia sei iscritto qua. Ma tutta a me tutti le sub, sarà roba. Che ha fatto te, Squiddy? Stati zitto, stempiato coglione. Mamma mia, fratelli. 23 anni, bel. Pari un 38enne, bel. Che ha fatto, fratelli? Sembri un 30enne, 34 anni. Allora non mi fa conoscere a tua madre. Ce l'ha 30 anni. Manco lei ti piglia, oh, è assurdo. Ma chi, fratelli? Di chi sta a parlare, oh? Sei troppo brutto. Di mia madre. Manco madre. Lei ti prende, sei tu troppo madre. Brutto. Ma non c'ha ancora mo per niente tu madre. Sto coglione di merda. Quanti anni c'ha tua madre, padre? Più di voi. Tipo? T'ha fatto la vecchia, più. Per questo sei mezzo marcio, fratelli. Ma che cazzo vuoi, a figlio di puttana? Ma stardo cagato per forza. Ma stai zitto, rom del cazzo. Eh?
Che ne... vuole il fronte in cazzo, ha detto. Vuole il cazzo in fronte. No. No. Oh, c'ho una chiamata importante. Asia. Ehi, tesoro. Oh, leva un po' sto scemo di guerra. Leva un po' un attimo. Ma chi è? Asia. Salutamelo. Ti saluto brasiliano. Bello. Senti, te stiamo aspettando. Se vuoi entrare su... su, siamo in diretta su Twitch, se vuoi entrare. Io ieri ho fatto una diretta, ho provato, però tipo si imballava. No, come si imballava? Ma guarda che sta imballato Sager, sta imballato tragico, dire. C'hai uno che i sordi che sta imballato ha detto che te sbanna tutto, trova il modo di farti entrare, dici. Dice. Vai, vai. Vai tranquillo, ascolta, tu mandamelo, in caso io entro più tardi, ok? Va bene, se entri ti aspettiamo. Ok, ciao. Ti amo, ciao ciao. Ma tu lo sai che io non ti lascerò mai. Ah, fratelli, mi mandi il link su WhatsApp, che qua è un problema. Sì, adesso te lo mando. Ma come WhatsApp? Oh, io cazzo, la per colpa di... Ah, opio da te, opio da te. Ah, ma vedi come fa veloce, oh, mortacci. Wow. Ormai, dopo che l'abbiamo insultato, è velocissimo, fratello. È vero. Dopo che l'abbiamo insultato di morte, è felicissimo. Te sei cagato sotto, eh? Dove, abbiamo fatto il bietto, c'era cioè, un po' a Bettorino. Mamma mia. Mamma, oh, a Brasile stamattina se lo piavo, te lo accartocciavo, te dico ferma. Te ho... Fatto di dar Brasile stamattina. Messa, che ne so. Mamma mia. Messa, dico, questo sta trippato fragico, ha fatto lottare. Ma la prima domanda è stata, fratelli, ma te usi qualche cosa o sei così al naturale? No, io ho detto, quanto te sei pippato? O sei normale, o stai lucido? Mi ha detto no, sto lucido. E come fa a stare sveglio fino alle 7:30 di mattina? È perché stavo avvelenato, c'avevo la rabbia proprio. E poi comunque chat erotiche durante la sera, videochiamate, cazzo de fuori e vai. Ma caldo cazzo. Eh sì, per forza. Dai, Che poi tra l'altro mo la presentiamo, Mi ha detto che sarà ospite la tua ragazza fra qualche giorno. Eh certo. Mo se divertimo. Lunedì lo sai che succede? Il macello proprio, la Macedonia famo. Ah, vedi che è entrato. Che spettacolo. Quanti amici ha, piccolo? 14. E beh, già te droghi, fratelli? No, no, no. Mamma mia. Di che zona sei? Dell'Umbria. Ah, dell'Umbria sei. Sei il cuore dell'Italia. Ti posso fare una domanda? Ma tu a 14 anni perché sei questo celebro leso di... No, vabbè sì, vaffanculo. Ma che c'hai contro di me? Da stamattina che no, mi stai insultando. Lo seguono amici miei, grandi. Amici tua. Ma tu segui a lui o a me? A lui? Tutte e due. Vabbè, no, no, il Basile non seguì, il Basile non seguì, il Basile non seguì. È infame fracico. Mortacci, per chi sta generato. Ma ha denunciato l'altro giorno perché gli ho dato il numero... sì, mi è arrivata una denuncia stamattina. Io in vita mia, manco quando mi hanno rubato il motorino per sbaglio, ho denunciato, fate lì, te dica la verità. Ah, stai a confessare che gli hanno levato il motorino al brasiliano, regà, domani... No, me l'hanno rubato, scandalo. Una volta, sotto casa ho ritrovato ostia. Il brasiliano si è fatto fare la prepotenza, lo confessa, lo confessa, lo sta confessando, gli hanno levato il motorino da bambino. Non è possibile, Nicolas, allora che c'è da dire, fate lì, cucciolotto, bello mio. Sono contenti, amici tuoi, che sei entrato in diretta? Che stai a parlare con noi? Penso sì, che stanno... Fatta la foto, frate, vai! Faccia questa foto, fratelli, dai! Guarda quanto sei bello, su! Mamma mia, pari rospo! Fa un po' crac, crac, crac! E le cicale, 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 cicale! E i rospetti, rospetti. Oh, saluto Celubria, va. Bello, fratelli. Non fuma più, Non fuma che te fa male. Guarda che occhi rossi, porco due. E le cicale. Dottor Corredini. Oh. Ah, fratelli, se scrive con a T di meno, però, non te sbagliavo. Qua mi è stato a soppiare il cognome in 2500, te dico ferma, Teo. Ma sei te, Corredini? Sì. Corredini Algero. Sì, te. Adelino. Comunque, ma se può mettere qua una foto al posto della camera per far vedere un attimo una cosa? No, no, non volevo vedere il capo. Batte a piangere il culo. Niente no, vattene, va. Solo che ha fatto sta proposta te ne panna a fanculo. Non mette cose strane, guarda che qui ci fanno chiude. Dopo c'è scelto di due scudi al mese a noi. Due scudi al mese, tutta casa. Ah,
Preparato a venire in casa, fratelli. Non vedi sta ambarzamato, vedi? Ma oh, guarda che ci stanno le telecamere. C'è la lesione di memoria, c'è arrivato di memoria. C'hai le bolle d'aria dentro l'ascensore. Ma dove stanno dentro l'ascensore questi, io? Oh, c'hai le bolle d'aria dentro l'ascensore. Ah, quasi, modo che ha fatto, fratelli, guarda che gobba. Oh. Stanno a cessare la campana, ma... Din don, din don. Che cazzo vuoi? Ah, fratelli, casa la terza, metti la quarta e battene a fanculo. Ma leccami la cappella. Ma quale cappella, fratelli? Ci avrei il cazzo candito. Pelato. E quindi l'uomo pelato fa più sesso, fratelli? Non ti sei fatto due domande perché io scopo e te no? No, te lo so a Dio. Ma questo non è di quello... Ma questo che faceva? Le controfigure delle cose delle scimmie, là... come si chiama quel film? Il pianeta dei scimmie, è lui, oh. Sì, sì. Ma non vedi che schifo d'uomo? Mortacci tua. Che ha fatto questo? Si è incartato come una colia, ma non vedi? Capi in merda, no? Che? Eh? Tu mi fai paura. Questo sta guercio, con pelo di cazzo qua sotto. Ah, fratelli, ma fate qua la barba, ma che ha fatto? Fermati, oh, ma non vedi? Oh, guarda che sta in diretta, fratelli, rispondi. Fratellino. Ma che sta, ruba argenteria a casa di qualcuno? Che ha fatto con sta faccia da ladro? Ma non ti stai parlando con me? No, con quello di dietro, fratelli. Ma che cazzo c'hai in faccia? Ma ti sei visto, tio? Ma non vedi che porta chiavi? Maserati del 2001, fermati, oh. Ma faccia prima di parlare, tio? Pulisce da te, fratelli, che c'è un po' di merda quasi i denti, non sa vedere, fratelli. Sta avendo la merda, io, coglione. Ah, e te la mangi pure, però. Io sta avendo, non hai capito. Che te vieni? Sta sputa dentro casa, fratelli, non si fa. Dai. Sta in diretta. Bella, posso fare uno screen? No, vai, tu no, vai. Se c'hai sta voce un po' fa niente. Vai. No, peccato. Posso fare uno screen? Beh dai, so 10 euro, fratelli. Grazie. Al cazzo. Allora, certe volte sono molto molesto e preferisco tacere, perché proprio sono proprio molesto proprio, ti dico la verità. Preferisco tacere. È una questione di sentimento, quando senti che è giusto, è giusto. Io purtroppo non riesco a star zitto, delle volte pure io dovrei star zitto. Però delle volte non ci riesco. Vai, vai, Ace. Vai, ci sono stati. Vai. Che è il paesaggio lì turistico, oh, questo c'è il padre carabiniere, ha visto i calendari di carabinieri Brasile, io ho riconosciuti subito, sì, eh? Aci. Sono sempre io. Dal cappellino te se ricordiamo, fratelli. Non lo faccio. Ma non sai perché mi hai chiamato cappellino magico. Io cappellone magico mi chiamo. Io pure cappellone magico. Capa, c'è la mamma racinese. Che dici, tutto a posto? Sì. Mora cinese. Vai al c'è. Mora cinese. Sì. Mora cinese. È qua. Che cazzo vuoi? Fratelli, vatti a fare una connessione, dai, va, che zagagli più del Medusa qua, oh. E le cicale bada. Ma noi siamo gli psicologi. Oh, fratelli, come si chiamano? Questo è del Cerbero Podcast, fratelli, ho riconosciuto subito. Che hai detto, fratelli, di su di me? Guarda che ho visto il video su YouTube, fratelli, che hai detto su di me? Parla un po', dimmi un po' in diretta qua. Ho detto un cazzo. Guarda che se c'ha problemi con me, fratelli, io entro subito una diretta. Se facciamo una chiacchiera in diretta non ci stanno problemi, fratelli. La maschera è quella. Non è Flame. È lui, fratelli, è lui. Oh. È lui, te so di, fratelli, Cerbero Podcast, non ci stanno problemi, fratelli, poi ne parliamo. Ma la caffa, mi spiegate pure a me che è? Questi mi hanno dato lo stupratore in diretta su Twitch, hanno fatto un'ora e mezza di diretta su di me, dove hanno detto che io sono stupratore, che c'ho un avvocato che si chiama Massimo Dalla Pena, capito come? È vero, avvocato mio si chiama Massimo Dalla Pena. Pesaggi, Ma te stai a sbagliare comunque. Ah vabbè, è uguale, dai, non fa niente, fratelli, la maschera qui.
Non ce l'ha. Vabbè, comunque io faccio sempre un appello generale alle persone, no? Ho visto oggi il video, mi hanno fatto vedere. Mo so visto tutto. Che ha fatto? Non sono infame. Però. Questo dalla stessa zona del brasiliano. Davvero? De Mirata. Al monte. Mascherato. Babbo, lo sai che diceva una canzone? Io sono Renato e vengo dalla festa mascherato. Bravo, così. Sì. Stai in after? Io ho i e c'ho il cazzo come i bisonti. Questa la sapevi? Però Ward sta arancella come i bisonti. Ce l'ha così. Ward ce l'ha come le formiche. De meno, quasi, de meno. Quindi... Bella, raga. Bella. Ciao. Saluta Pitalata. Ansia. E che ne so? È timida, mi sa. Ah, timidissimo. Non c'è. Gli ho scritto ti aspettiamo tesoro. Non c'è. La gelosia è come la passia. Vedellino, devi attivare il microfono, si può parlare. Che cazzo si ride? Magari è il compleanno suo. Prova a sbatterlo per terra, fratelli. Sbattilo per terra forte. Si attiva da solo così il microfono. Se non è iPhone, ti sbatte per terra, bro. Se non si accende, fidate. Se è Huawei, è così che funziona. Che ha fatto qua? Oh? Fratelli, guarda che sta in diretta. Sta a parlare con entità nascosta. Che sente le voci, sente? Guardi, ecco. Questa è malavita proprio. Mamma mia. Madonna santa. Vabbò, raga. Abbiamo fatto il gioco di sguardi, arrivederci. Mamma mia, che paura, oh. Massimetto. Chi è? Massimetto. Ah, madre, si vede solo la fronte. Levalo. Mamma mia, quanto sei forte, fratelli. Porco due, che rapido. Se stava a tirare fuori il culo. Se la fa culo in diretta. E me sono un culo vabbè, no. Però non in diretta. Non vedete come c'aveva il culo questo. Un botto gli davo. Due botte. Oh, sentite. Allo? Che vuole i mentine? Che ha detto? Sentiamo. Bello, Brasile. Bella. Ci hanno donato altre monete elettroniche qui. Grazie mille per il linguaggio, quello per qui, te se mangia nessuno, via. Via, sì, via, che te se quadra nessuno, via. Non c'avevi paura, oh. Sono quello di ieri. E via in diretta, via, sì, via. Qui dice tutto, fratelli. Qui fa come te pare, via. Stai bene col ciuffo, non ti preoccupa, via. Com'è? Magari c'ha l'amore al ciuffo. Questo è pelato, c'ha la frutta e mi pare Gervigno. Io sono pelato peggio di lui. Che mi si vede il cervelletto, che hai detto? No, mi pare il Gervigno, c'ha l'attaccatura qui, fratelli. Questa è insert coin, Brasile, c'ho il buchetto per infilare i soldi dentro. Oh, tu ce l'hai al culo insert coin. Là c'è un'altra insert penis, c'è scritto là. Che la freccetta proprio. Oh, devi sei tolti i calzini. Io sì, guarda. Ah, mi sono lavato i calzini. Piccole, che classe fai, Allello? A seconda? No, devo fare il primo superiore. Che fai? A seconda elementare, che hai detto? Che vuol dire primo superiore? Quanto è grazie mille per... Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette... Grazie mille per i 10 euro. Oh, mamma mia. Se ce ne mettete in altri 10, se la mappiamo in 20, non le cadaglie. Oh, attimo, mi raccomando, Fai il bravo e vai a scuola, ti saluto. Dai, studia e non drogate, vai, ciao. Oh, si sì, c'è donate in altri 10 euro attaccati. Mo appena finiamo la diretta, io a cielo se andiamo a Pian Vecino, però sbrigate, dai, al volo. Un altri 10 al volo. Se andiamo a fare colazione insieme starta settimana, Brasì. Offro io. Offri te. Ma con 20 o con 20 euro?
Famo dai, tutte e due. Entrati in diretta, eh. Ecco, ci hanno offerto un altro ventino. Che è successo qua, oh? Dai, lo sai lì? Sì. Allora, famo così. Devo che la mezz'ettata. Sono 2,750. 2,750 versetto. Fate un po' voi, dai. Donate, regà. A 38 sono 2,750, vai, regà. Donate, se no non gliela famo più a portare avanti il programma, regà. Qua abbiamo bisogno della benzina. Mamma mia, vado lì, mi ha messo paura. Madonna. Mamma mia. Guglione. Guglione. Togli la live. Guglione. A questa faccia tua, Degno. Ma metti paura con questa maschera? Ma è merda. Porco Dio. Ma è sporco di merda. Che ha fatto? C'ha un bozzo in faccia, te vedi? Sta tutto storto, fratelli. Ma è sporco di merda. Che ha fatto? C'ha un bozzo in faccia, te vedi? Sta tutto storto, fratelli. Pulsi di merda, coglione! Guarda che sta a casa tua, mica a casa mia, fratelli. Se senti pulsate di merda, il problema è un altro. Oh, sei cagato sotto. Eccolo. Brasiliano. Bella, fratelli. Bella. Bella, Belli, raga. Bella. Ci ha proprio perso le belle. Oh. No, guarda te, oh. Mancano solo i tatuaggi. Oh. Ma te manca pure qualcos'altro, fratelli. Mancano pure i capelli, hai ragione. Ci vedi male, fratelli, che ti servono un paio d'occhiali. Ti do io, e qua. Ma con me ce l'hai? No, no, con la colonna, bro, quella di dietro. Con questa qua già vedi, eh sì, eh sì. Vabbè, va, vi salutiamo. Beh, un bacio, belli. Ciao, raga. Beh, uno te. Oh. Che ha fatto? Ti sei imbarzamata la connessione so... più bello. Oh. Oh. Oh, ma sono le 11 e mezza, sta pelato. Dimmi, fratelli. Che ha fatto? Ci sta a vedere il naso. Un primo piano di gomo. Mi sta più addentro un occhio, fratelli, ma c'è capo. Cacci tua. Sta così, sta di gomo. Andiamo, leva dei occhiali, io. Volevamo fargli solo un saluto al Brasile, dai. Bello, bello. Bacione. Sa che è? Dimmi. Sa che si starti un'altra volta, c'è sta il sequestro delle persone, sì. Sì, sì. Ah, te lo dico subito qua, eh. Ma mi spieghi come fai a fare queste magie ogni tanto? Che è successo? Oh. Dico sarti ogni tanto, che succede? Diventa tutto nero. Perché praticamente vai in stand-by la camera. Un altro ventino, Brasì? Davvero, sono due. Che si vogliono che se intrippiamo proprio? Davvero. Mamma mia, raga, ci volete male però, eh. Allora, famo una cosa. Direttamente spediteci la con la prioritaria. Spediteci questa. Con testa che spendiamo i soldi, dai. Basta che non ci avvelenate, raga. No, davvero. Basta che ce la stricca. Che ha fatto questo? Sta nel gazebo. Eccolo. Non si sente. Sta dentro al vivaio, fate essere sente dentro al vivaio. Che sta bene, i fiori, fratelli? Come si chiama quella che sta te, che ci sta nei piante di a serra? Ma che serra? Oh, ma che sta in serra, stai? No, frate. No, non ci sta. Ridenta, sarai più fortunato, cantante. Oggi ti hanno fatto cantare. Sta dentro una sera quello. Mamma mia, come siamo freschi, occhiali, senza occhiali. Ma lui dice che freschezza, fratelli. È troppo, però. No, così fammi rimettere, dopo sfiguri, io. Oh, dai, Si ha da paura a socchialetti, io. Belli. Socchialetti, Gagliardi. Mo ti faccio via, io, non te preoccupare. Belli. Mo ti porto io da sto negozio. Leva, fratello. Mamma mia, quanto sei forte. Mamma, a regà, sa che è diventato forte qua. Era? C'è poco da fa. Era infamità. Del cazzo.
Oh, sai che se continui così, tutto a posto, fratelli. Così sei proprio un guerriero. Che ha fatto? Sei intrippato veramente? Beh, sì. No, ieri si è cagato sotto, te lo dico io. Stamattina. Stamattina presto. Te lo dico io che ha fatto. Dice, questi mi fanno trovare... Sto capendo chi può cacciare, chi no. Niente. Raga, entrate nel link, Cioè, siete spenti, che cazzo avete oggi? Ma oggi è sabato, se stai andati a per l'aria, dai. Oggi tutti in barza, ma... Quanti siamo... Allora, a casa, c'è dopo. Quanti siamo, che hai detto? 1600. Tocca a metà, però, Fa la storia, c'è. Oh, vabbè, sì. Fa una storia. Sì. Io mangio in diretta, va. Che vado a piedi, so, a morire. Io pure c'ho una fame, ti dico, ferma, tu. Mangio da una settimana, so, a morire. Fratellino, allora come va? Mettiamo un po' di musica, scegli tu, scegli tu. Metti la musica di Vasco, dai. Un'altra volta Vasco? Sì. Grazie mille per il follow. Oh, mi hanno regalato un abbonamento, frate. Che vuol dire che ti hanno regalato un abbonamento, fratello? Qualcuno ha pagato l'abbonamento a posto mio. Ma che, oh? Grazie mille per l'abbonamento che mi avete regalato. Si è abbonato? Praticamente mi hanno regalato l'abbonamento. Che ti hanno regalato la macchina? No, mi hanno regalato la macchina, ti hanno regalato, fratelli. Che cazzo stai a piantare? A Zaghe, tu sei un pianculo. Ah, beh, sì, te vado a fare un po' di freestyle. Che faccio? E il freestyle, ti piace? Che cazzo le sei pure, a te freestyle. E che no? Fallo, che cazzo da me? No, mi sono rotto il cazzo qua, a me piace. Sono arrabbiato. C'ho fame più che altro. Va a mangiare. Ma la piena banana, però stavolta me la mangio. Ma mangio, bravo. Comunque, dicevo, mi hanno regalato l'abbonamento a questo canale. Cioè, ho pagato per abbonarmi a questo canale. A te l'hanno pagato? Sì. Bravo. Appetito, Brasile. Bella, grazie, fratelli. Stanno a au. Chi ha questa banana, tu sei un figlio di una puttana. Chi ha questa banana, non far figlio di una puttana. Condividi sempre, non fare la serpe. Oh, sono brasiliano, non mi serve niente. Au. Fratelli, vieni un po' qua, vieni lì, cambia città. Se ci vedi, se mettiamo incinta la durega. Qua, qua, qua. Tu parli troppo, cia, cia, cia. Te fugamo in fronte fra. Ao. Non fare GTA, questa è la vita vera. Faccio il pompino. Che ha fatto? Questa è la realtà. È la realtà. Te mannamo all'ardila, qua qua da qua. Non faccio il ballo del qua qua. Tu parli dentro alle caserme, infamità. Ao, ao, fratelli, vieni qui, vieni qua. Parli in caserma, infamità, infamità. Non te sei fatto un giorno dentro. È mio di Maria. Alla da di paio vengo dentro, aci. Non andrò mai all'inferno. Ci segue il Padre Eterno. Questa è religione. Tu non far coglione. Se te becco in giro te levo il portafoglio.
non la chiudo perché non voglio, perché posso. C'ho il cazzo duro, c'ho il cazzo grosso. La banana me la magno, così vado meglio al bagno. Mettete in chilo e rosella al culo. Con la fatta con tu sorella, mi fa venire la cagliarella. Oh, questa stava a far featuring, che facci, featuring mentre mangiamo, questa è roba potente. La cagarella, tipo un chilo di Nutella. Ecco entrato questo, pare una cappella. Portacci tua, porta tua sorella. Amo chiusa preciso. Bella, Brasil. Bella. Oh, amo un capazzo, che ha fatto questi piercing? Com'è te sei bucato tutto? Mi piacciono i buchi. Ma che è? Basta che ti fai sulle braccia, fratelli. No. Questa faccia dico te sì io, però vabbè, oh. Ma pure al culo però, fratello. Che diametro è il septum? Non ho capito. Che diametro è il septum? Meno del culo tuo, sicuro. 0,8. Io pensavo il cazzo. Che ha fatto? Ti sei pippato 0,7 e 0,8? No, di più, a meno 2. Stanno andando io con 2, fratelli. Che faccio con 0,7? 0,07, James Bond, fratelli. Mucca pazza, tutti in chat. Che sta tappa? Ma chi è sta casa, Raul? Ma sta a giocare a briscola, fratello? Mischia. No, come sto guardando ciò Darwin. No, c'è un cazzo. No, come c'ha Darwin, fratelli? Devi dire che c'è noi, mica c'è un... Pensa un po' che è pigliata a male. Cavato? Pensa un po' che è pigliata a male, ciò Darwin. Sei di Chieti, è vero? Non no, ho capito. Pensi... Sei di Chieti? No, Potenza. Ah, ok, ok. Quella che non sei. Ha mangiato, fratelli, ti vedo stanco, non c'è forza di parlare. Sono stanco, come sono stanco. Ma come, hai detto che gli ha dato? No. Mamma mia. No, Brasil, no. No, ma senti un po', ma com'è che ti sei tatuato King la sua mano? Chi è il King? Che ha fatto? Figo, eh? Bello, e donne ce l'hanno quello? Sì. Dici? Mica no. Io. Da femmina non si poteva? Eh? No, ma copia del tatu. Ma te piano piano stai a cercare. No, ma copia del pitbull. Oh. No, ma l'hai copiato tu. A bastardo. Bastardo, l'hai copiato mio, tu. Sì. Pure te, Brasi? Io so 40 anni che ce l'ho. Ma non sa, oh. Dietro la testa. No, non si vede, Brasi. Ah, eccolo, eccolo, ah, eccolo, sì, vedo. Si vede. Sì, si vede. Si vede. È così, oh. Gagliardo. Per mio sai chi quei punti dava la vita, pure il cane l'ho fatto. E dico da te, ma vedi questo, se tutto da donna, ma che sa fa trasformazione piano piano? Poi tra un po' ti comincia a più ormoni, ti cresce il seno, poi te operi. Ma che sta fa di ormonale? Per meglio, ma... Sì, si vede bene. Ah, ma è la luce spenta. Fratelli, eri meglio che la luce spenta, oh. Non ho capito. E cazzo, lo lascio o tu levi? Tappo. O vuole dentro l'orecchio, cazzo, dice. Cazzo. Dice che invece sto lascio... presente, cioè, sempre con me sta, sempre con me. E ti piace? Come il ferro per me. E il ferro per me è uguale, sta sempre con me. Sempre con me sta. Pure il ferro per me. Vedi, il sa che quest'altro si stanno a mannare i segnali. Ma che è? I segnali tra di loro. Ah, mi piace. Eccoli. Siamo trovati i fidanzati. Cambiamo il segno di pace. Abbiamo capito il personaggio. Cambiamo il segno di pace. No, fortissimo. Non vi scambiate i numeri in diretta, eh? Poi dopo su WhatsApp fate tra di voi. Lo sa qual è il sogno mio, fratellino? Sì. A portarti dentro una macelleria, dentro un frigorifero, a pendere col naso sui calci. Lo immaginavo che era qualcosa. Il sogno mio, fratello, ti dico la verità. Infatti si litigo con uno col piercing, io faccio una cosa del genere. Ma com'è che ti sei combinato così?
lo immaginavo che era una cosa sadica. Un tacco di calcio, fratello. Ci avevo già pensato. Ma com'è tutti questi tatuaggi così? Te lo posso chiedere? Maori, roba là, che ha fatto? Un demone in petto, la rosa in... Mamma mia, fratelli, che te sei combinato? Una cappella sul braccio, ma com'è? Mamma mia, fratelli. Ma di chi è qua la cappella tatuata? Di chi è? E dove è sta cappella? Al tuo braccio. Ho visto il segno che mi pareva una cappella. Ah, non è una cappella. Ma manca al cim i becchi, quelli tatuati così, lo sai, fratelli? Al certo i becchi. Ma te sei uno di quelli. Là. Ma non ti hanno partorito in comunità a te, fratelli? Al centro sociale, che dicono? Mi piace? Fratelli. Al centro sociale. Ma se facevano dei metadoni quando ti hanno partorito, eh? Ma pure quando ti ha fecondato, dico. Oh. Penso lui si in salata col metadone, oh. Al posto d'acero. Deve essere il metadone. Ma ti fa effetto ormai o niente? No, niente più ormai. Te credo. Ormai è passivo. Sei passato a Svetlana te ormai, fratelli. Te sei passato a mio figlio, fratelli, te lo dico io. Solo che ancora non te ne sei reso conto. Ma ne sono reso conto, ma ne sono reso conto. Sì, eh? Sì, sì. Quanto pesi? Battetti? Poco, poco, arriva a 50, poco. 50 come palle e cazzo mio, praticamente. Sì, immagino, 50 più o meno. Manco te stanno più le magliette quelle che te stavano una volta, te dico ferma. Invece te cresce, sei dimagrito, ha fatto il contrario, fratello. Mi sono sciupato adesso. Lo vedo, fatta un'altra pipa. Sei a sciupato dire. Sta quarantena ti ha rovinato pure te, eh? Ma prima stavi meglio o stavi peggio? Peggio. Ma che ha fatto su casa? Ti ha preso fuoco casa là sopra, tutto nero, che è, oh? Oh, peggio di così stavi. Oh, peggio di così, dico, non è possibile. Fatta abbassare a fare. Cioè, questo mi batte, eh? Te batte le cacche, oh. Porca puttana. C'è problema di umidità. No, fratello, lì c'è sta la muffa proprio, non ha capito te. Mamma mia, fratelli, guarda che fa male qua roba. Dai una botta d'ammoniaca, oh. Costa un euro, fratelli. Fratello, mandami il Liban che ti mando 1.000 euro. No, perché quella è candeggina, quella non serve, quella è per i panni, fratelli. Oh, bevi, fratello. Oh, bevi la Michelle. No, senza miscelarla, assoluta, bevitela. Se no te va. Cruda. Se no, prova pure con l'acido fluoridrico, che con quello vai sul sicuro. È difficile da ordinare, però una litrata su internet, se mette il codice fiscale tu becchi, fratelli. Ma il prossimo pasto che è? Il cappio o forno a microonde? Il cappio. La terra ci vuole, fratelli. Il cappio. Oh, te se fai una risonanza magnetica, ti attacchi sopra il magnete e li mortacci tua. Ma avevo pensato pure a questo prima, poi mi sono fermato. ma no, quello è per Dracula, fratelli, lascia perdere. Non sei un vampiro, se no stavi bene, sei bianco cadaverico, fratelli, sta a morire. Dammi retta. Mi manca poco. Ti manca da mangiare? No, ma veramente poco. Saranno problemi seri, saranno proprio. Ce n'hai tanti dei problemi seri. Io sono sicuro che una vita all'aldilà sarebbe migliore per te, fratello, lo dico io. Dammi retta, te la distacco dei problemi, ma noi di come stai, fratello? Guarda come sta impisciato, come la Germania, te. Che fate, no? Vabbè, a abbassare, dai, ce l'ho per cazzo. Un bacio. Salutito, potenza. Mamma mia. Ma che sei matto? Nascevo così, lo sai le schioppettate che mi davo da solo? Mamma mia. Vai. De nuovo questo ha fatto entrare, fratelli, sta attento a questo, no? Ma diavolo, è sempre il solito? Mi sa di sì. Allora via. Che c'è? Cazzo facile? Gesù Cristo, ma io non si sente bene. Domani sono a Milano al PC, si può fare tutto. Ma domani, io domani sto a lavorare. Domani siamo morti, l'ha detto.
Ma fallo col telefono, Oggi ci siamo, domani chi lo sa? Oh, masticazzi, dio. Mastica cazzi, dici? No, no, io non lo so, ma dico masticazzi. Aspetta, che devo sospendere una persona. Aspetta, vai. Sospensione come a scuola. Sì. Metti la nota prima. 10 minuti di sospensione. Guarda, amico, su come sta? Fermatelo. Che è? No, fratelli, non sei tornato. Parla bene, dai. Fai squiddi, quello che sfoggia. Non si parla bene. Oh. Margero, ma che c'è in testa? Una chiappa trapiantata, brutto. Arge, guarda Saga, sorca morta. Vabbè, si va fatto Saga, ma gli dai gli schiaffoni Saga. Dai che due pizzoni. San Briaco oggi, lasciato perdere, raga. Oh. Di. Cazzo c'ha due bagarozzi al tuo orecchio. Arge, quanti ne dati? Stai tutto tirato, frate. Fari squiddi di sponge, Bob. Oh. Ah, beh, sì, ma te ce passa là, che è? No, ma... sto con una grossa, dico fermo. C'è una caverna. C'è una caverna a Brasile. C'è una grossa, dico fermo. È un pesto secco. Quello sta quanti anni che sta lì. quello è 0,5 che sei 2 anni fa. È una reliquia quella. Che schifo. Soffia del naso, così sono pippargero. Come ti asseccavo io? Ah. Oh, che pomeccia, bravo. Ah. Che pomezia. Ma che c'è? Oh, Asaghe, ma te vuoi riacchiappare? Asaghe, sei trasparente, sei un fantasma. Sei trasparente, vedi? Oh, ma non è che ti fai un culo ad Argero, Asaghe? Argero, no. Dilla tutta, oh. Io. Dalla do tutta, dalla tutta, è certo. Dalla tutta. Dalla sempre. Lucio Dalla, dalla tutta. Dai, ci avete rotto il cazzo. Dimmi chi sei. Io non ti lascerò mai. Allora, io qua percepisco del male in questa persona che tu hai fatto entrare. Non lo so perché. Dimmi se sono sensitivo. Percepisco del male. Lei è una caparezza, questo tipo. Lei si, si fa vedere. Lei, ma lei, ma che qual è? Perché devo rischiare? Io percepivo del male, non lo so ma perché. Ma percepisci? Se lei lo si manda a fanculo subito, via. Qual è il problema? Ma ha trasferito negatività quando è entrato quello. Sono mezzo impaurito. Due secondi. E chi sei? Ma appena ho visto, ho letto guess là, mi è sembrato strano. Non lo so perché. Mi sa che sono sensitivo io. Ah, mi sa che sì. Gasperino è entrato qua, oh. Oh, Argea, sempre tua. Sei sul profilo mio, fratelli. Chi ci vuoi trovare? Oh, fratelli, ma che sta a fare, oh? Le sta a da noi a differenza tua, ma che stai a fare, fratelli? Che sta dal culo? Siete grandi, calcola. Bello, bello. Stima. Oh, una cosa per Sake, Sake, come cazzo ti chiami, fratelli? Ma che stai, la merda che sei buono giapponesi, oh. E il Sake? Fratelli, quello. Ma quello è il liquore, che cazzo c'entra? A Brasi, che c'ha la maglietta di Chicago? A Brasi? Chicago di notte. Pure. Ci cago pure del giorno, fratelli. Io so certi stronzi al culo meschino così. Te credo. Porco Dio. Meschino certe top no, al buco del culo. Mi dissocio, non ho bestemmiato, scusate. Uguale, porco Dio, se vuoi dire. Non si può bestemmiare. Ti preoccupa che i cinesi ne frega un cazzo di cose, deve bestemmiare. Vaffanculo allora, porco ma Dio. Ma ho una buaiola. Oh, ma che mi è stata a dire? Che è stata a fare? Dice te, tutte castate, stai lì, fratello, dice te. Ma com'è che sta giallo in faccia, fratelli, che te sta a sentire male? Non è mica te sto di niente, oh. C'hai ragione pure tu. Mica ti ho detto codi, oh. Comunque, un bacio a tutti i pescalli della Latina, qua, stiamo... Sono di Latina! Michael Jackson. Michael Jackson, sì. 4L, regà. Mamma mia, tanto di questi decelebrati, proprio. Che poi 4L... Ma io non so manco che vuol dire 4L, ma che è? 4 litri di vino però mi sa, 4 litri di vino, o di naffeta. Vai dal benzinaio e dici, mi metti 4L di naffeta. Ne sa, fanno così a Latina, 4L di naffeta. Esiste ancora la naffeta? Esiste. Ancora ne hanno torta. La naffeta, eh?
Io quando sento la suoneria dell'iPhone ormai c'ho l'incubo, così mi hai rovinato la vita, mi hai rovinato. Era tua madre al telefono. Madonna. Okay. E quindi... A ranocchia. Ma chi è Michael? Ma chi è? È quella di The Ring, fermati. Che ha fatto? È quella di The Ring. Vabbè, dai. Mi mettono paura questi, io. Gabriele Mori. Oggi sono timorito. Leva, fratellino, leva. Mamma mia, quanto sei forte, fratellino. Era il cinese, bello mio, quanto sei forte. Bello mio, ti faccio un assato agli mortacci tua. Che poi, se continui così... Se continui così, ti do pure il culo, ti dico la verità. No, pure lo scudo, mi sa, bastardo. Il problema è che non leggo la chat cosa scrivo. Matumbo il cazzo lungo. Che spettacolo, raga. Siete geniali. Siete geni trattino a capo ali. Genitali. Genitali. Levalo, fratelli. Questo c'ha la sorpresa. E pure non c'ha la sorpresa. Oh. E no, lui. Dice che come leva? Come leva? Oh, latina a merda, canta quella canzone. Oh, Brasil, senti sta canzone. Brasil. Voglio giovedì, non alzarsi la mattina, aprire la finestra e non vedere più la vita. Che stai nell'esplosione, voi? Ma che deflosione? Dai, no, Brasil. Ah, no, che ne so, sai perché tra esplosione e latina stiamo a noi lì. No, come la Roma, come fratelli, faccia un po' come la canzone, vai. Oddio, Giorgio, stai a diventare una star, bro, stai a diventare una star, calcolo, vai, sfogati, vai. Quella della Dina, vai. Fratelli, qua sei dove sta il coro, bro. Vai, mamma mia, che munnizza. Sta cercando alla sciale di merda, Burkina. Ma che sta nella Lazio, cioè? Io? E che c'ho, la faccia da laziale? Da giallo come il sole, rosso come il cuore mio. Te, c'ho pure i colori. Te sei da Lazio, vuoi, Brasi? Ma l'anima dell'immortale. Ma sa che bonde. E se chi te lo dice, poi sono da Lazio. Ma sa che bonde. Ce l'hai la faccia da laziale? No, non ci vuole, è tardi. No, ci devi cantare, fratelli. Aspetta, guarda il giro che no, scappa. Cantiamo perché è mattica a salute. Asa che, ma se ti rimetti la canzone quella seria, quella che ti piace a te, devi ascoltare, ma me la canti un attimo, fratelli. Ma canti, sa che? Vai. Oh, levali un attimo, momento di silenzio, famo cantare Saga, mo canta da solo. Vai, fratelli. Vai. Fratelli. Vai. Dai, l'accompagno io, vai. Vai. Accesso, nonna. Vai. Respiri piano per non farlo muovere. Vai, fratelli, no, fratelli, devi. Sei chiaro come un lampa. Mamma mia. Sei De più, de più, volevo de più, fratelli. Se qualcuno Vai, a tempo però, fratelli. Svegli sfogliatamente, non menti. Ma chi sei, figlio di Maria del Filippo? Vai, io sono il chitarrista, vai. Ma sai che adesso proprio devi dare il massimo. È il momento più hype della canzone.
è uguale come prima, vai lì, va. Vai. Diventi rossa se qualcuno... Vai, capito come? Vai. Diventi rossa se qualcuno... E ti risvegli col sole. Tu non hai... Se prendi... Dai, sforzati, non ti faccio gli occhi però, vai. Diventi rossa se qualcuno ti guarda. Se fantastica quando sei assolta. Dai tuoi pensieri. Vabbè, sa che ti diamo 10 euro per karaoke oggi, va. Dai, lo fate lì. Ma ti hanno preso a qualche ristorante a far karaoke, no? Sei un incrocio tra la poeca e... Mamma mia, ti dico questa. Ma chi sei? È il fiore di Maria. Che voce che c'ha, oh. Madonna. Hai sentito? Vabbè, io... Ma da paura, oh. Madonna. Ma gli abbiamo fatta una serenata alla ragazza sotto casa? No, no. Mamma mia, lo sai, oh, che te tirano? Te chiamano il team, te chiamano, oh. A Calappiacani gli chiamano a questi, oh. No, no, subito del TSO, a sto ragazzo. Cristo, basta spammare, porca puttana merda. Che stanno a spammare qua, oh? Scritto. Ma l'emoticon mia gli ha fatta vedere oggi, ancora devo uscire. No, per chi mi ha seguito nella live mia li ho fatta vedere, per chi non ha seguito non li ho fatta vedere. Ma fa pure le live, vai, assosso, ma ce l'ha chiesto il permesso. Canta da solo, canta. Oh, ce l'ha chiesto il permesso per fare live. È da un anno che faccio live. E beh, adesso non ne può più, perché noi c'è i diritti, c'eravamo noi due. Sei sotto contratto, fratelli. Che fai, l'iniziativa, pì? Che è sta robetta? Scusa, allora non lo faccio più. Bravo, così lo vedi. Hai capito? Comunque la chiacchierata di ieri ti è servita molto, eh? La chiacchierata di ieri, di questa mattina presto all'alba, ti è servita moltissimo. Se no facevi la fine dei scocchi a zeppi, fratelli. No. Più che altro pure di fratelli buffoni, mi sa. Che si sono scompati a ostia. Bum, bum, bum. Oh, mamma mia. Oh, sempre i soliti sono... Ammazza, raga, ma quanto siete noiosi però. Ma noi volevamo fare così attimo, conoscenza. Algero, ascolta me. Ce l'hai tu qualcuno che sulla tua rubrica che scorrendo potrebbe intervenire? E chi dove intervenire? Non lo so, mi sono sempre i stessi, cambiamo. Vediamo, ce l'hai qualcuno? Vediamo un attimo. Qualche matto come noi. Matto matto, eh? Matto da legare? Chi è che volete, arrivà? Scusa, chiamiamo Gabriele, no? Gallaverigno. O fammi entrare? Ma io non ce lo posso, io ci ho levato un WhatsApp, lo ti chiamo a te. Gli scrivo pure a lui. Mo speriamo che sta bene. Stava male un po' di giorni fa, visto? Ma ci vuoi cantare un'altra canzone? Vai, vai. Come non puoi? Si è tolto l'audio per non farsi sentire. Mi si inculano i miei, non posso. Che te si inculano? Mi si inculano i miei. Ma preferisci che te si inculano i tuoi o che te si inculamo noi? No, no, sì, io voglio ancora una casa sopra la testa, eh. Ah, te sfrattano proprio? Sì, calcolo. Così è un problema, fratelli. Appunto. Poi risolviamo. Fra poco che tutte qua. Che ortacci, da vecchio lupo di mare. Tu sei un lupo di mare, sei. Hai l'esperienza di un lupo. Vogliamo di mare. Vogliamo omi e tollo, vogliamo omi. Lo famo intervenire un attimo, fate. Omi e tollo. C'è il numero privato però. Dai, chi... Ma questo... Aspetta, magari... come faccio a dare il numero? Vabbè, sì, voglio sentire la risposta di Gabriele. Che? Che gli ha detto lui? Tutto scocciato, però domani te lo prometto, diretta speciale, io te e Brasiles. Ha detto domani. Ma che domani? Ma io domani sto in coma.
Ma voi non fa pure domani? Ma chi ha fa? Oh? Ma io domani so proprio... So morto, mi sa, eh? Non lo so. Vedemo, vedemo. Ecco, ho ricevuto un po' di minacce. Al fantamorto se so giocati il nome mio, capito? Non c'è stato, cassa domani. Questo so di. E beh, gliela presentiamo, no? Sì? Gli devo fare pure un tatuaggio tutto il pomeriggio, te dico ferma, Teo. Ma perché? Fai tatuaggi, te? Ma che cazzo sto? Certo. Ma come fai tatuaggi? E che non lo sai? Ma i cazzi, i tatui? I cazzi, tutto. Voglio un cazzo, oh, fratello. Te faccio vedere questa cosa, guarda che macchinetta, questa me la so costruita da solo. Ma può vedere? Guarda che macchinetta, tiè. Ma davvero come sta dire? Sì. No, davvero, mica è una stronzata. Gli ho messo le bobine in tungsteno. Ammazza, oh. Come i canne da pesca, oh. Quelle sono di carbonio. No, i cosi, sui cosi. I mulinelli. Sono di tungsteno. Boh. E come no? Mi sa che sono tipo d'alluminio, sì. Alluminio. Ma tungsteno, che materiale è? Che cazzo ne so che è. E perché ha detto il tungsteno che non manco sa che è? No, è perché il materiale è meglio di rame, sicuramente passa meglio la corrente. Però scala una cifra, porco due. Scala, eh? Mamma mia. Mena proprio quello. Piotta, eh? Piotta proprio, vedete come squarta. Oh. L'altro giorno gli ho fatto un tatuaggio a mio padre e ci ho messo 5 secondi, oh. Mi faceva male l'altra volta, non faceva così male. Gli tirava la china, gliela tirava. Mamma mia, oh. Ah, vedete come mena, oh. Che si è fatto tuo padre? Gli ho fatto un serpente sul braccio. Mamma, come antico pure tuo padre, eh. Mi pare c'è la sua gamba e si è aperta con l'ancora. Mo piano piano mo dato tutto, gli faccio tutto, gli faccio. Vabbè dai, io. Mio padre è del 51, eh? Quanti anni c'ha? E mo 70. Eh no, mi pare sia una 61, fate più giovane. Quando l'hanno fatto? Tardi l'hanno fatto. Okay. Comunque, che mio momi? Una lunga storia. Non ho capito. Che mio momi? Mi padre... come te lo do il numero? Mia madre c'aveva 27 anni. Ma messo un messaggio. Da me ho messo su WhatsApp. No, su... io lo messaggio, lo su messaggio normale a zero, io mando. Vai, vai. Che è? Adesso, sì. Momento karaoke. Ti sto mandando il numero. Questa la sai, fratelli? Ma togli. Che è? Fratelli. Oh, noi siamo qua soft. Ragazzi, il momento che vogliamo la danza del ventre. Cocaina. Sei arrivato? Messaggio normale. Vieni un attimo su WhatsApp, Brasil. Tutto no, l'ho disinstallato. Messaggio, ma ha fatto la te. Ma davvero, stai lì? Ho disinstallato. Mannaggia la madonna. Come fai a dire che ho avuto il cacciano? Ti ho mandato un messaggio su SMS. Cocaína.
Ah, oh, l'ho scritto su WhatsApp, fratelli. Quindi cazzo votano, fratelli. Scarface. Sono invecchiato tutto del botto. Ben, 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 bitch, ben, bitch. Ben, 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 bitch, ben, bitch. Grazie mille per 10 bit. Sin que nadie te lo diga. Por más que trata, no mata la liga. Ven que ahí me atrae y verás que te fatiga. Yo sé que te da ira. Le rompo ese culo a tu mujer y respira. Cuando le meto el cuello, como vaca le pongo el sello. Ay, yo, ella quiere cuando yo quiero. Si ella quiere yo. ¿O lo llama yo? Tota del numero. Ma io gli ho dato il gatto morto qua. Ah, lo devo chiamare io. Vabbè, ma qua siamo freschi proprio, siamo. Ah, ma di te però quello. Sì. Ma li portacci tua, mi ha fatto smarti, mi ha fatto. Oh, ti ho dato a te il numero, sì. Sì, 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 sì. Ti ho scritto eccomi, no? Ah, ecco, ecco. Eccomi, ma vedi, so io, Brasì. Ho dovuto cambiare il numero, che ti fa? A me però mi ha fatto lasciare quella, non per cazzo. Quindi mo me lo per cazzo solo a me. Vabbè. Dimo solo a te, dimo solo a te. Vedete che mi fanno su WhatsApp, ti dico ferma, Teo. Mamma mia. Oh, sta a chiamare, eh? Metter via voce, oh. Ma lo devo chiamare io. Vabbè, ma siamo... sto cazzo. Lì, sto in diretta col brasiliano, è un 17-27. No, poi farò il tuo Brasile, non... Dai, lo so a chiamare io, lo so a chiamare io, dai. Vai, metto via voce, vai. Dillo che sei te, però, che sei il nostro collaboratore. Di giustizia? Pure. Ah, fratelli! Siamo qua, sono 17:27, siamo in diretta, c'è sta pure il Brasile. Ah, ok. Qua la gente ti sta chiamando, dice che te vogliono. 5 minuti, dice. Dice, guarda, c'ho il Cecchi, appena se ne va il Cecchi. Chi è? Cecchi Cori, fratelli, sta a girare il film. Per Cecchi Paone. Ah, Cecchi Paone. Mi raccomando, eh. Vabbè, tra quanto ma, c'entri, fratello? Ma scusa. No, entrate voi da me, entrate voi da me. Ok. Dai, dai, dai. Dai, dai, vabbò. Ma scusa, ma posso, scusami, posso, scrivo anche al Brasile? È uguale, cioè, fratello, siamo connessi tutti su Werribee, siamo sì, insieme. Ok, ok, guarda, dammi un quarto d'ora e scrivo, digli che scrivo al Brasile, gli scrivo a lui. Dai, aspetta, no, il Brasile c'ha il WhatsApp disinstallato, fratello. Ok, è un po' più difficile, vabbè, scrivo qui. Te scrivo, io su WhatsApp, c'ho un altro numero, se no mi chiami qua, o te scrivo su WhatsApp. No, io devo dare un link, vi devo dare un link. Allora te scrivo su WhatsApp. Vabbè, c'ho un altro numero. Di cosa vogliamo parlare, l'unica cosa? Fatemelo sapere prima, cioè dimmi di cosa vuoi parlare, vorresti parlare così. Poi ci pensiamo, non ti preoccupare, noi siamo intrattenitori numero uno.
Vabbè, vabbè, dai. Bello, vabbè, ci sentiamo dopo. Ciao, ciao. Bello, bello. Allora, raga, tra... Un bandico brasiliano, no. Sarà di mortacci i vostri. Fammi levare sta cosa, aspetta. Fammi più professionali possibile. Leva la scotola, aspetta. Ma come, te sei un cane a Brasile, che fai? Oh? Allora, raga, vi volevo dire una cosa. Innanzitutto, il nostro amico Zaghi, dovete sapere che è poco dotato. Quindi, se donate tutti i soldi che donerete... Mi allungo il cazzo. Si allunga il cazzo. L'operazione costa 3.000 euro. Costa 3.000... Ma che vuoi fare? È la siliconata oppure quella che ti dai al tendine e ti allunga di 2 cm? Questi sono consigli che vi sto da pure a voi, raga. Consigli di vita interessanti. I don't know. Vedo. Grazie mille Lord per l'abbonamento e grazie mille per i 5 euro. Oh, ragazzi. Che è successo qui? Mi piace questa musica molto estiva, ragazzi. Ripetiamo, tra un quarto d'ora siamo connessi con Omi. Ah, senti, la marimba, fate, la riconosci la marimba? Sì. La marimba? Sì. Ah, raga, qua voglio tutti i cuoricini in chat per Sorca Morta. Mandategli tutti i cuoricini al Sorchetta. Stasera mi imbriaco col tavernello. Davvero, ma deve marcia bene, che forza. Ma che volta che sciavattata che mi... Dici, Ma che col tavernello, ma che stai matto? Parto proprio. Ma che stai matto? Io me lo so bevuto una volta, stavo un trippato pratico. Ma mi detto il giorno dopo. E che devo fare? Mi devo ubriacare? Ma perché? Ma mia col tavernello, là. C'ho pure una boccia d'amaro. Amaro? Ma non vorrei vomitare poi, io. Grazie mille per tutti quelli che mi hanno seguito su Instagram. Ma il cazzo che sei culato, la taglia. Il cazzo ne so. Sono così matti che mi seguono. Non so più matti di te quelli che ti seguono, eh. Quindi seguite Sage, raga. Se volete dimostrare di essere veramente dei matti criminali che vengono dalla strada, seguite Dottor Sage. Grazie mille per 1,60€. Ci hanno offerto il caffè col cornetto al McDonald's, col McDrive. Ma il caffè ti fa cagà sotto, però, offrite qualcosa per più. Caffè e sigaretta, così andiamo di corsa al cesso, raga. Batti il pugno, sa che, dai, batti il pugno. Brasi, pure te, batti il pugno, dai, battiamoci il pugno. Aia, oh, mi ha preso un faccia, mi ha spaccato, ti dico ferma, te costanello, aia, oh. Mi sono mezzo a piscia sotto, c'ho paura. C'ho pure questo, se sa mai. Quanto è che costa, cioè quanto è che pesa un coso così? Un anello? Sì. Poi dove metto un mano, lo devo testi. Caschi per terra poi, io. Non è settata, questa. Questo è dal gelo pieno. È dal gelo? Dal gelo pieno. Oh, qua ce n'è uno vuoto e te ce n'è uno pieno. Con chi stava, Omi? Con Cecchi Gori. Cecchi Paolo. Cecchi Paolo. Gli avevo di mettere una mano al culo. Si vede che è sabato, eh? Perché? Che... Sto usciti con i fiori. Mamma mia. Che è, oh? Una persona ha regalato due sub. Ha regalato... E sangue, due macchine. Che macchine ci hanno regalato? ASAB. ASAB, S-A-B. ASAB. Quella da regalare a te, Brasi. Me l'hai vista l'agna, cioè. Perché? Ma che è? Cioè, adesso sei bravo, sì. E che vuoi mettere, oh? Metti Battisti, va, per favore. Battisti? E che vuoi che metto di Battisti, oh? Metti emozioni, intanto. Questa io te la posso cantare. Ma chi è? Questa te la dedico a te.
Battisti. No, Bella senza anima, Cucciante. Questa è la canzone del Sage. Però da dedica a te, Brasi. Ok. Oh, ma che famo? Andiamo sul suo. Come si dice? Dopo mi dà il link, io lo passo a voi. Ma c'è un gergo in no, Ostamo. Ostamo. E adesso siediti. Ecco, fatemi cantare, fatemi cantare. Su quella seggiola. Lo voglio cantare, lui. Me pari celettano. E non sa interrompere. Io te lo metto tutto dentro. È un tuo tempo che io volevo dirtelo. Che paura di fare. E voglio insieme a te. È stato inutile. È stato inutile. Sto celentano, Basi, ho messo a vedere. Ma celentano, papà, io quale lontano? Senza una lacrima. Ce n'ho tre in fascia di lacrime, io. E io pure, io due. Aggiungere. Ne da dividere. Diventa ancora. Ci sono caduto anch'io. Me pari celentano. Il prossimo. Eccola. Gli lascio il posto mio. Povero diavolo. Che pena mi fa. Che pena mi fa. E quando ha letto lui ti chiederà di più. Glielo concederai perché tu fai così, come sai fingere se ti fa comodo. Wow. E adesso so chi sei, ma vaffanculo e non ci soffro più. E se verrai di là, te lo metto tu, te lo dimostrerò. E questa volta tu, te lo ricorderai. Che mando pubblicità, ma non illuderti, ma non illuderti. Ah. Io non ci casco più, io non ci cago più. Vabbè, basta, raga. Momento karaoke è finito. Ma oh, ma cagare al cazzo. Quanto mi date, raga? Quanto mi date? Punteggio, punteggio. Devo do imitare. Io vado in bagno. Davvero? Sì. Vado un attimo in bagno. No, vai, io. Vado in bagno. Devi fare a bottiglie, te ce vuoi andare a bagno, non hai capito te. Fatti il pappagallo, fatti una padella. Vai, vai, spiegate. Devi tagliare bottiglie che le forbici. Oh, una volta mi sono trippato, senti sto messaggio. Una volta mi sono trippato, stavo insieme a mia moglie, all'ex moglie mia, no? Dentro casa. Ma che sei sposato? Avevo spostato un armadio, ti dico, era gigante. L'avevo spostato davanti alla porta dell'ingresso. E se poteva scivere nel bagno. Avevo tagliato tutte le bottiglie. La mattina mi sono svegliato tutte le bottiglie piene di piscio. L'ex moglie mi ha detto: prego, mandate il bagno, non ce la faccio più. Zitta, piscia dentro le bottiglie. No, pure a lei. Dentro le bottiglie, due giorni ha pisciato pure là. Mamma mia. Che paura. Zitta, io piscio dentro la bottiglia, zitta. Gli ha messo il terrore da quel giorno, è scappata. Se ne andava, ha detto ciao. Piscia dentro le bottiglie. Io me ne vado, è scappata dalla finestra. Ma che sei avanti? No, stavamo al quarto piano, non siamo da buttare pure là. Niente, eh? Ah, si è gregata proprio. Oh, al coso lì, omi, di che parliamo? Ma tu ti preoccupa, che mo fra un paio di mesi, mi sa che te famo... Vada un po' un attimo. Lega un po' un attimo, che stiamo avanti. Senza chiedere permesso, proprio. Lega un po' un attimo. Moglie di omi, guarda ste facce bene, che fra un paio di mesi mi sa...
Tocca a mettarsi, lui è molto intelligente, lui è molto intelligente. Mo Brasile, mi stanno a fare grilsetto, c'è presente, no? I dentini d'oro. Bello. Mi stanno a fare doppia K, 12. Tutti quanti? No, fratello, fatene un po', 3, 4. Ma che? Ma non ha capito che messo a fare, dico, quando vedi mi stanno a fare un capolavoro. Sì, Ma tono bianco o tono giallo? No, 24. Bello giallo. Prezzo? E prezzo stiamo intorno ai 10.000. E perché così tanto? A qualità si fa, cavo. Ma già l'ha fatto lui? Sì, mo sta a fa. Io ho le pice buone, fratelli, se vuoi ascolto. Sì, io ho questo, ormai ci siamo messi... D'accordo. Sì. Che sta a fa? Sta lucida, gioielli? Sì, fratelli, sì. Vedi che so io? I panni, E il panno per i gioielli? Sono malato io, non ho capito te. Non io pure, mo devo fa. Per i tavolini. Però ci pulisco, pure i gioielli. Che stanno i panni quelli per fargli prendere luce ai pietre? Certo. Io quelli me devo fa. Ma no, no, basta che questa è una polvere del cuscino, basta che ci fa solo quello però. Io ci metto il vetrille sopra, capito come? Sì, però quei panni, ne hai capito come mi fanno riuscire i gioielli? Io mi stavo a cercare l'occhi. Sono tipo quelli due occhiali, mi sai? No, no, c'hanno un liquido sopra, dove vendono che c'hanno un liquido sopra, mezzo umido. Sì, sì. Ma quanto durano? Poco, se no c'è sta pure, te vendono una boccetta. C'è sta una boccetta. Stai. No, 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 un fili dentro, c'è sta una vaschetta bucata, metti dentro il gioiello, metti in ammollo una quindicina di minuti, lo tiri fuori, gli dà una lucidata. Spillo, questo stava spillo. No, qualcosa, dipende poi, se c'è argento. Ma è roba tipo passa abrasiva quasi, capito? Passa del Brasile. Passa del Brasile. A passa del capitano, vabbè sì, faccia inventa il dentifricio, passa del Brasile. Sì, ho pisciato, piccoletto. Sì, sì, aspetta che... Ma mi dici una cosa, quando pisci, sì, c'è la... voi che avete il cazzo piccolo, ma come fate? Cioè il centro lo prendi... Abbiamo una lunga... Ma che gli dai del voi, Arzaghe? Brasile? No, perché... Che te sei ammattito? No, voi, nel senso, pisci al cazzo piccolo, capito come? Ma se non sbaglio mettono tipo la cannuccia. Ma tu ti metti a sedere per pisciare, sa? Tu ti metti a sedere. Se no piscia sulla tavoletta, su tutto. Ti metti a sedere? Mamma mia, sai sì, che combina. Mamma. Piscia dritto, piscia, se no. La vedo. Ma fai canestro, sì. Cosa? Fai canestro o pisci tutto per terra? No, no, faccio canestro, faccio canestro. Ma questo guarda, è sa come fanno pisciare il giardino. Oh, guarda ogni tanto WhatsApp e guarda questo si chiama nel link. Oh. Ma non cioè... capito, il link è per tutte e tre, vale? Se trasferisci tutte e tre lì. Sì, sì. E come fai, scusa? Ha detto sta a fare un'intervista, mi ha risposto 10 minuti, mi fa di avviso quando ho fatto, stiamo finendo l'intervista. L'intervista a Margioli, perché la sta a fare? Alessandro Cicchino. Che intervista? Quanti cazzi ha preso? No, se vuol dire questo, no. Che intervista gli faccio, chi va pure? Ah, raga, io vado a pisciare un attimo, che pure mi sto a sentire male. Come ho fatto a girare? Se ti fa comodo! Ma che minchione, si sente da qui. E quando ha letto lui, ti chiederà di più. Quando pubblicità, e via. Andate. Che è? Ho mandato pubblicità. Ma non è nata? Sì. Quindi non stavo in linea? No, per alcuni sì, per altri no. Ah, ok, ok. Oh, ma come cazzo se gira sto coso? Chi è che ha donato? Che passa? Grazie mille per i due abbonamenti, grazie mille. Grazie. Sto pure a cagare sotto, ma dove è? Tutto adesso non sta, sto a cagare, sto a pisciare sotto, tutto adesso. Ok, va bene. Grazie mille per un euro. Allora, a Brasile hai preso la sveglia? Io? Dai io. No, uno ci chiede se hai preso la sveglia, una volta. Dai chi? Mai. Mai? Dai guardie, fratello, solo dai guardie qua a te partite. Basta poi, ai cellerini mi hanno menato a bevita mia, basta. Ma ascolta, io ho visto una foto tu per terra. Mi sono autolesionato,
praticamente stavo dentro un commissariato, non mi volevano togliere le manette, io ho dato una capocciata alla porta a vetri e mi sono autolesionato, e i guardi mi hanno toccato dentro quel commissariato, perché la gente si pensa che mi hanno menato, mi hanno fatto una pipa, frate, dica la verità. T'hanno fatta, mani, cordite al culo? No, senza dita al culo, frate, lì. Però con due mani così. Mamma mia. Gli ha sfornata tutta la caserma, eh? No, ho preso anche la schietta, ha detto. Se vedeva? Gli ho preso anche se, sì. C'avevo solo i piedi, c'avevo, e mani c'avevo legati così, c'avevo. Ha usato la testa, da rieti, oh, e i piedi. No, gli ho detto, frate, mi fammi una cortesia, sono tre giorni che sono trippato fragico, stavo morendo di infarto, eh. Io dico, invece di essere ammanettato così, mettimi i manetti avanti, che cambia, no? Mi ha detto, guarda, oh, mi ha fatto mettere la sede in Brasilia. Dico, guarda che ti faccio vedere, è una cosa bella, gli ho detto. Gli ho preso a calcio tutti gli archivi di computer, però non si fanno queste cose a casa, eh. Ok, ma eri risotto di qualcosa? Non ho capito. Eri risotto di qualcosa? E risotto di qualcosa? Erano 4 giorni che stavo sveglio, mi ero pippato netto. Porca puttana. Stavo sotto, stavo sopra, 50 birre mi ero bevuto. Ero non modificato, ero Abbat. Ero Abbat Barabrado. Mamma mia, grazie mille per la rinnovazione. Grazie a cazzo, fratelli. Ma Donato ha scritto, e tu 17:27 hai mai preso una bella sveglia? Leggi ancora bene, no, ma fra qualche giorno stiamo vicini di te. Ma perché non gli leggi i messaggi che scrivono? Scusa, non ho capito. Io li leggo, tu li leggi. Ho capito, fammi leggere. Ma che risposta è, scusa? Oh, sai che c'ha fredda a casa. Io ti capisco, no? Che ha deciso questo, ma scegliamo. Mamma mia, c'è rimasto quest'altro. Oh, mi dà la gente un attimo, dai. E chi mi dà, mo? Ah, perché poi si portava appresso, che? Ma sì. Che sei matto? Si attaccano al treno, poi. No, si attaccano al cazzo, più che altro. Oh, comunque te e il coro devi lasciare fuori da queste cose, a Surcamò. Ma che? Come ecco? Sì, ecco. Io ti vedo, non ti preoccupare, che la chat c'ho. No, vabbè, vedi. Il coro quello lascia fuori. Chi è il coro? Il coro, perché lui faceva parte dei cori da chiesa una volta. Ma la vedo. Oh, ti ricordi quella canzone quando facevi il chirichetto? Oh, metti alleluia. Ma perché Osanna Ena la conoscevo? Osanna e Osanna. Vai. Tutto, tutti insieme, eh. Cantiamo tutti insieme, famo pure il verso così, guarda, oh. Osanna. Ma che è questa? Vai. Santo, santo, Osanna. Osanna e cieli della terra, o Signore, sono pieni di te. I cieli della terra, o Signore, sono pieni di te. Osanna e Osanna. Ma che sta a fare spalle, Brasile? Osanna, benedetto colui che viene. Oh, Asa, che ma che te la ricordi? Oh? Facevi il chirichetto, facevi? No, non posso cantare. Non posso cantare. Sono così. Non posso cantare. T'hanno arrestato, fratelli? Sono così. Sta così, sai? E com'è che t'hanno arrestato? Che ha fatto? Sai, Nagger? Mamma mia. Allora, famo così. Tanto lui domanda il messaggio su WhatsApp, giusto? Sì. Quindi avverti prima. Sì. Allora, famo entrare qualcuno, dai. Dai. Vogliamo far entrare qualcuno? Dai.
Per passare tempo, dici? No, che devi fare, certo. Vada. Leva. Questi sono strani, Che so? Sono strani. Hanno sbagliato il nome mio, poi. Ma è andata quello lì. Ad alla giornata. E Yeah, guarda che deduci dall'occhietto. Ha dato la pionetta. È vero o no? L'occhio parla? Che, ah, vero o no? Che c'ho? Che è successo? Ma quando passi con me? Ma tu ma stai con me? Ma, tu rispondi alla domanda mia, sì o no? Ma perché ci ho messo troppo tempo, dici? No, rispondi a me, sì o no? Piccoletta. Si vede, c'è magnifico. Insomma. Ma eh? E mica era troppo piccolo. Mamma mia. Guarda sto gatto furassico. Te sto avvenuto di l'occhio paricoso. Quello che giocava a Roma, una cagata. Ma questo, sono uscito una cagata, dici? È il cinese che ha vinto i mondiali. Con chi ce l'hai? Con me o con te? Con te, te sei uscito una cagata. Sì? Ma proprio una merda, quale cagata, fratelli? Chi segnato qua, fra? Eh? Che ha fatto? Ma che c'hai? Che ha fatto? Che ha fatto, fratelli? Tutto a posto? Tess'altro gatto morto. Mamma mia. Oh, leva so scitto qua, oh. Osannae, Osannae. Osamma Bin Laden. Oh, Cristo, sì, volevi entrare, ecco, coglione di merda. Cocco che è sta roba? Perché ha messo la foto di uno che fa rapporti sessuali. Volevi entrare. E ti riporta, fio da una mignotta. Bastardo. Raga, sono sempre i soliti. Ah, lo lascia aperto allora, fammi entrare nessuno. Fammi una domanda al cielo, dai. Allora, brutto fio della mignotta. Allora, sì, mo te spiego io. Ti sei allungato un po' qui, sei diventato mezzo filippino, pari, mezzo taiscio, pari, quello dei cartoni animati. Quando passi con me, con Paruccio. Poi c'è il sorriso finto, quello che avete male. Quando stai tirato proprio, dici, Il sorriso quello... Messaggio a far male qua, oh. Piove e tira vento, sta così qua. Quando piove e tira vento c'è sempre il buon tempo. Quando si diventa tutti amici, capito? Quando è tutto più bello, quando è tutto più illuminato. Dopo la prima siamo tutti amici, e dopo la seconda che si comincia un po' a bruttire l'uno con l'altro. Mi sta a far cagare sotto, te dico la verità. Oh. Ma che te sei messa la carta igienica al culo per protezione? Il pannolino, quello delle donne mi sono messo. Aspettate, raga, parlate un attimo, io devo controllare una cosa. Oh, tu hai tutto il chiasso, sai che? No, no. Stai a più a troppe libertà, stai a più a qua. Te rimettiamo a catena, fratello. Ti portiamo a fare la passeggiatina poi, eh? Ma che bel cagnolino, come si chiama? Mezzanotte e mezza, a mezzanotte e 45 iniziamo a invitare la gente, rotto il chiasso questo, non ti dico la verità, eh. Mi sa che c'è stata buca, mi sa che c'è stata. No, buca asciata. Però lui c'ha tutti i tempi sua, capito come? Se no poi buca gli la fa, mo. Già ha cambiato il tono di voce, l'ha sentito? Mi sa che ha cambiato pure numero qua, oh. Che? Ma te la mangi un po' di frutta, sa che? Io? Minchia. La mangi? Ah, minchia, te mangi. Porca puttana. A Milano pure quella si vede, che la si mangia, Che è tipo la sarciccia de zona. Vogliamo il Brasile come il nuovo Papa. Ha detto? Vogliamo il Brasile come il nuovo Papa. Come no? Cosa è questo? Ma io penso che volevate a me come un nuovo papa. Io c'avevo un papa in famiglia, raga, era il cugino di mia nonna. E papa? Papa Pacelli. Raga, fate le domande, dai. E il cugino di nonna, con Papa Pacelli. Ah, io sono sangue blu, a Brasile, ma che non si vede? Ah, tu sei sangue rosa, non blu, vabbè.
Ammazza che stronzio. Io fottevo col Vaticano da prima te nasce, oh. Altro che banda da Magliana. Qua nel palazzo mio siamo tutti mafiosi, oh. C'è sta pure il cugino de Bufalo qua sotto. Ma che quanto ne hai? Il cugino de Bufalo? De Bufalo. Ah. Conosci qualcuno da Magliana, Debra, sì? Qualcosa. Ma io se poi lo dico privato. E te credo. Se no qua... Ci vanno, dai, che fai gli elicotteri che vengono. Io non conosco nessuno. Manco io, fratello. So di bugie per crea hype. A me mi conoscono a me più che altro. Se... Grazie mille per l'abbonamento, Caldrogo. Come cazzo di chiamate? Ha fatto più grazie dalla chiesa stasera, oh. Mamma mia, fratelli. Vabbè, grazie mille per l'abbonamento. E prego 100. Ma che c'avevi, il labbro leporino, sai che? Cosa? Te so vedere che... a pecorino, che? No, c'è uno spacchetto qua, io ho chiesto se c'aveva il labbro leporino. Sarebbe? Quando fai i bocchini, te viene una cosa del qua, un tipo un taglietto. Te sei gonfia il labbro sopra, capito? Sta così, sai? No. Ho capito come? Sì, sì, ho capito. E poi te devono operare. La cappella sbatte qui, allora ti salza questo qui, capito come? È quando succhi proprio de goduria, capito? Che tipo te piace? Tipo l'ingoglio, capito come? Quando fai i succhiotti con l'ingoglio proprio. Proprio che sei un aspirapolvere, capito come? Ma mi dici una cosa, ma tu c'è sputi sopra la cappella o lo fai a secco, sa? C'è... Oh. C'è sputo, c'è sputo. Ah, quello ti fa, bravo. Vuol dire che sei un sorso, capito? Buon intendito il poche parole, sì, eh? Sì. Brasile, mi hanno, hanno chiesto mai ti chiami Brasile. Non ho capito che sei esaltato. Come mai ti chiami è un esaltato. Perché ero forte a giocare a pallone, fratelli. E ha messo problemi. Sempre rete di Ebasi. Frate? Ha messo sempre rete, dico. Che? Tutto. Ha segnato sempre, insomma. Sì, io, ah sì, come no? Cioè, ma io facevo segnare più che altro. Ma e strisce del campo da calcio quando entravi te sparivano, eh? Qualcosa sì, quella del centrocampo, quella, perché facevo il giro. Capito? Come tutta la notte il giro facevo. Te la mangiavi? Mamma, oh. Vabbè, lasciamo perdere, se ti racconto certe cose dico, altro che me la mangiavo. Una volta non mi c'entrava più dentro al naso, dico, facevo così. Ma mangiavo davvero, ma non ce la faccio più. A cucchiaiate proprio. Mi dissocio, è certo, Madonna. Oh, ma io non ho capito questo. Oh, io mando il messaggio a questo. Ha detto che mi scrive lui. Porco Dio. Poi mi si sta pure a scaricare il cellulare. Non vorrei che sul più bello poi si spegni. Adesso mi sono avvicinato. Avvicinato il carica batterie. Sti cazzo d'iPhone sono un macello però, eh. Te che da dato il numero mio mi ha fatto mangiare la batteria ogni 10 minuti lo devo ricaricare, oh. Ma tu che c'hai, il 10 o l'11? C'ho il 10. Tocca passare l'11, poi c'ho uno che ce fa che si fanno due o tre storie e ce dai i telefoni, capito? Sì. No, perfetta. No, ma allora, oh. Ce n'ha così. C'è da quello con tre telecamerine. Bello. Tocca culasso pure però, va bene con te, e no? Che cazzo me frega, faccio di tutto. Io due botte già io ho date, mo ne andiamo un'altra e due storie, mettiamo un culo, va bene, no? Sì, sì. Va bene, no? Oh, se gli piace a lui, a me va bene, no? Io mi sono preso due o tre Chalis e via, che te frega? Tanto tutto lui, ma pure una seratina ci offre? No, se io ne faccio più seratine, fratello. Io solo soldi e basta, capito? È giusto, quello che serve. Osannai, osannai, osanna nell'alto dei ciel, la cappella Signore è immensa, sei carico stasera, oh. Sulla credenza, osannai, osannai, osanna a Cristo Signore.
Vabbè, io sai che faccio? Me vado a mangiare una mela e poi me la rompo in testa. Ah, lascia il naso libero, va, per favore, va. No, ma voglio mangiare una mela e poi me la voglio rompere in testa. Ma così, vai, per far contento il pubblico, capito? Mica per niente. Ah, mela. Ma una mela. Da culo, fa ancora più contento. Me volevo rompere nuovo, però. Che dici, me rompo? No. Te impuzzolisci tutta casa, oh, ma che sta a dire? Vabbè, ma me vado a lavarsi, cazzi, tanto ma sono... Ma no, a casa dico rimane una busta di frascico tutto il giorno, oh. Eh beh, passa il mocio, 2 secondi, che ci vuole? E rompe di nuovo, va piano, va. Ah, raga, volete che me rompo un uovo in testa o una mela? Andiamo l'ovo. Pure in base alle donazioni, però, comunque sì, oh. L'uovo. L'uovo? La ma mela, dove lo rompe, qua l'uovo. O qua? L'uovo. Ma sodo o normale? No, quello che ho disegnato l'altro giorno. Vai, quello là, vai. Quello lo devi metterci bene, lo devi vedere. Ah, quanti scrivono? Va. Dove lo vogliono? Ma dove lo rompe? Qua sulla fronte o qua in testa, raga? Dove volete? Ma volete al gelo? Che si fa sodomizzare? Ma così li mandi in confusione? Mo stiamo a di uovo e mela. Uovo e mela, dai. Tutte e due stanno a dire. Un uovo e una mela, famo uno a uno, pam pam. Dai, va la piava. Con la nostra pratica mo. Fammo così però, aspetta, me leva... No, la maglia, ma posso levare? Oh, mo si chiama Obi, viene tutto sbombato di uovo. Osannai, quanti siamo, fratelli? 1006. Mannasse la fanculo, ma come 1006? Sì, ma è da un'ora che, cioè, abbiamo fatto tutta la serata 1006, 1008, 1006. Davvero? Tu sì. Lo sai che 1008, o sai, 1008? Sì. Che? Dammi il culo che te la botto. O sapevi? No, non lo sapevo. Ripeti, 1008? 1008 che in culo? Dammi il culo che te la botto. Dammi il culo che te la botto. 1009? Dammi il culo e non te muove. Dammi il culo e non te muove. Mamma mia. Raga, basta dire che Omi ci sta insultando. Oh, è scemo. Ma chi ci sta insultando? Dicono che Omi ci sta a insultare. Omi è il nostro amico. Ah, sì, Omi è amico mio. Ho presi, no? Io so di parola. Vai. Mi fa vedere, lascia fare, dico, fammi vedere che ti fa, va. Si, ma leva tutta la roba lì, artiglieria pesante, leva mongoloide. Vabbè, sì, però non mi insulta sempre. Ma che... sei mongoloide, mandi l'uovo sul coso lì, o butti 10 sacchi di roba. So pronto. Dai. O devo fare veramente? Ah, guarda, si ci chiama Omi, famo una figura del merda, famo. Oh, mi sto a preparare. Vai. Che me rompo prima, l'uovo o la mela? Ma rompete la gamba, si può, fratelli, che fa ancora meglio. No. Che schifo. Tu sei tutto matto. Dai, Esperimento riuscito. Il cim è brutto, vai. Cioè, no, sul divano, raga, ma tu sei un coglione. La Madonna addolorata, guarda che ho fatto, porco Dio della Madonna addolorata. Tutto sul divano. Ma pure qua, tutto sul muro. Ah, porca troia. Ah, raga, mannaggia la Madonna. Mo' sta casa di merda fino a dopodomani. Mo' viene pure la tua casa domani. Con casa che... Scusa, ma tu me l'avevi fatto la tinta, adesso te la sei rifatta la tinta. Ti piace? Vai. Queste erano pure l'uova quelle buone, regà, ve dico fermate. Del burino. Quelle buone erano. Ma devi? Dal contadino. Ah, dal burinosso. Mamma mia che schifo, regà. Che schifo. Ma che fa? Diretta con l'uovo in testa, no? Mamma mia, dico l'uovo è tipo una sburata in fascia, frate, tu da appiccichi tutto. Oh, però mo almeno so giallo, prima ero... Ho capito, mo ma... pari il pulcino, mo. Denta un occhio, raga, vi dico fermate, vero? Mo potevo evitare? Sta scefalito, come no? Ma più che altro questo sul divano, cioè, ma mo come lo levo da qua, raga? Quello domani qualcosa, con lo straccetto...
e ti pare lo spirito, una cosa del genere. Mamma mia, Basia, che ho combinato. Me buttaci l'acqua lì, io dammi retta subito. La varicchina, qual è? La ma che varicchina? Oh, dico, vabbè, dico. Oh, la varicchina, ma chi tutto il divano, va c'è. Oh, rifaccio bianco, che devo fa? Oh, l'acqua, l'acqua calda, buttaci. L'acqua naturale? Calla, calla. Mamma mia, guarda che me so combinata, raga. Sei un danno, sei un danno. Ah, avevo capito un'altra cosa io. Sei in down, sei in down. No, 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 no. Ah, ecco, comunque era bravo. Meglio che non lo facevo, raga, non è valsa la pena, vedi la verità. Ma perché? Perché sono pentito. Da Mara. Da Marana. Ah, guarda che a te ti faccio mangiare questa quando te becco, te lo giuro. Te faccio mangiare la coscia di una banana. Mamma mia. Guarda che ho combinata, raga. Che schifo. Sono ragazzi, sono stupidi, ma sono ragazzi. Ho dovuto fare, mi dici di che parliamo dopo con questo? Che ne so, che mi sono rotto una volta. Del più e del meno del diviso. Sì, sì. E dell'ipotenusa ne parliamo, dell'ipotenusa. Sì. Poi dell'uguale. E poi il giorno gli fa dei balletti. Che fai? Che cazzo sto facendo con quello di mano? Lo so, pulire, raga, ma che avete combinato? Mo' vi insegna a fare pulizie. Che? Mo' ci insegni che domani rimane una ghiasta così. Quanto ci volevo scommettere? Quello che ti pare, ce fa lì. Dai, scommettiamo. Quello che ti pare. Mezzo sacco. Mezzo sacco? Tu vuoi giocare? E io mo' gioco, però poi paghi, eh. Sì, fammi vedere quanto è grossa la ghiaccia prima di tutto. Avvicina la telecamera. No, va, perché non la vedi? Non la posso avvicinare la telecamera. Loco, sì, quanto è penetrato? Ha penetrato, era rosso, era. Però mo ti faccio vedere perché comunque io sono forte, a basi, dedicato. Ma coscio che col foro? No, mo ti faccio vedere, faccio tutto in diretta, tanto qua stiamo aspettando Omi. Ah, raga, mo vi faccio ben trucco, vi insegno un trucco per pulire la tappezzeria delle auto. Che io lavoravo in un autolavaggio. Ah, ecco, c'ha pure i prodotti dell'autolavaggio. No, ci ho spruzzato lo sgrassatore, sti cazzi. Va bene. Mo ti rimane la maschia, compà. Oh, non rimane niente, ma sì. E che te pare che corre rischio? Ma mentre lui sta pulendo, vuoi far entrare qualcuno che lo trattengo io? Che dici? Ma basso. Ah, vabbè, lascia. Ciao. Oh, James. Oh, zitti. Ma te stai a dormire? Sentite. Oh. Stavi a dormire, stavi? Bra, stavo su altre applicazioni. Ma non te l'aspettavi che ti chiamavamo? Oh, è la terza volta in bocca, raga, come state? Che stai, ma te stai a fare la pipa, no? Eh? Te stai a fare una pippetta di Maria? No, fra, a quest'ora no. Ah, dai, fatta. Ti giuro, a quest'ora no. Dai, sei fatta già. No, andiamo. Ma è quasi questo che sta a fare. Oh, mutalo, fratello. Me dici che sta a fare. Io. Oh, ma non noi a questo. Che cazzo fa il proprietario a casa mia questo? Come stai, Brasi? Bene, bene, bene. Apposta, guarda, guarda. Guarda. Proprio... Vabbè, buona serata, fratello. Che bella, bra. Bella, guarda che. C'ha proprio la stoffa, te, Tu c'hai la stoffa proprio. Vai, vai. Si vede che lava le macchine. Vai. Oh, un attimo, ma mi fa fare il lavoretto fatto bene. Da una botta di coso, mi piace come passi il coso, sai? È un straccio? Sì. Ti piace? Sì, a me sta salina rota. Guarda stasera che fine, Mi dissocio, Lo sai che c'è, alla fine così io pulisco pure sto divano, che faceva schifo. Ci ho cagato sopra un par di volte. Ci mai sbobbati, frate?
Ma pure, capito? Quando mi faccio i pippa a culo sudato, capito come? Me ne sono fatte poche di pippe su sto divano. Pure poi te scopato. Abbasi, qua dietro ti faccio vedere, ho scopato talmente forte, ho buttato giù il muro, ti dico. Davvero? Ho mangiato tutto. Mamma mia. E io ma chi è stata qua la poraccia? Mamma mia, l'ho massacrata. Ne è più qua tornata. Qua malcapitata. Ma adesso cammina ancora? È un po' zoppa, ti dico la verità. No, ma quella è entrata che era zoppa, già, diverso. È entrata a stoppa, si è levata il braccio, si è levata. Quanto mi date la lava a casa, regà? Io, se tu vuoi, te do mezza notte al giorno, se vuoi. Basta che mi fai 5 ore, io. 10 euro all'ora, ammazzo. No, 10 euro all'ora. E che sono, una filippina? Mortacci tua. Ma quanto ovvio, oh, più di 10 euro. Ma no, vedi, ti pulisco pure la tappezzeria, e dai. Oh, io gli do 8 euro, 8 euro, 8, 16, 24, 32. Eh sì, 8 euro, gli do. Va come si impegna. Ok, io. Che cazzo è Angelo? Vedendoti mi è venuta in mente una cosa, no? Che chi si rompe lo contesto in testa tutte, di adesso Algero, adesso Algero fa altro nella vita, no? Però Algero, tu l'hai fatto per lavoro, no? Questo certo. Quindi tutte le persone che fanno dei lavori umili e comunque hanno una, che vi posso dire, andatevi a ammazzare, raga, un sogno. No, sto a fare un discorso serio. Un sogno in mente di fare l'influencer, si ce l'ha fatta Algero, raga. Ce la potete fare pure voi, eh. Nel senso, fate il lavoro che fate, che svolgete, però nello stesso tempo provate anche a fare l'influencer, perché se ce l'ha fatta al gelo. Comunque io piavo un culo prima, si chiama pulito casa. Dai, io piavo il culo, perché? Perché se vede? Ma gratis o... E che gratis? A pagamento? Beh. Quanto ti piavi? 10-20 euro l'ora. Ma è attivo o passivo, eh? Passivo. Pure. Mamma mia. Madonna mia, che paura. Pure passivo, eh. Guarda, c'ho pure la scopetta di Cenerentola. C'hai. Quella se essere passivo te la mettevi al culo, fratello. Me la sono mangiata tutta, non vedi? Che schifo. Oh, senti, va. Entra, va. Che questo mi ha rotto il cazzo. Entra, c'è. Che, oh, dove entro? Entra in diretta, dai, che... Interloquiamo con le persone, dai, ma non per cazzo, basta. Va a entrare qualcuno e fai l'entrata. Ma lì sì, ma lì soccola, dai, va, ma che devo dare, no? Mi sono pure rotto nuovo in testa. Io prego manco Gesù Cristo, pensaci, prego l'atti, mettete la sede, va. Io sto a pulire, raga, pensateci voi, io ogni tanto... No, vieni qua, che sennò... Ma che vieni qua, ma te manco ti immagini che c'ho qua per terra. Ma davvero? Te dico, fermate. Si è incollato tutto nero. Ma comunque ti è rimasto l'uovo in testa. Mamma mia, come ci fa pensare? Usata! Ma sai che non mi fido di nessuno di questi qua? No, che è perché... Cancella. Non mi fido di nessuno di questi qua. Ma sì, donna? Ma sei caduto. Possiamo rischiare di farci perdere la live per qualche fiodana mignotta? C'ha fatto? Dico, non possiamo permetterci di perdere la live per qualche figlio di puttana. Ah, dici, c'è paura che dicano qualche cazzata? No, ma pure qualche cosa strana, perché dei bastardi ne è pieno il mondo. Allora, a posto, c'ha ragione, ci avevo pensato, sa. Io perché mi fido sempre di Lucia, capito come? Spero sempre in buona fede. No, adesso non possiamo rischiare, così.
Hanno detto di richiamare Omias. Chi ha detto? Chi ha detto? Tutti in chat. Perché lo stanno a seguire? No, hanno detto richiama Omias, richiama Omias. Perché? Non lo so perché. Perché lo vanno loro? Sì. Cazzo ci pegano con loro. Mandi il messaggio, va. Ce l'ha il telefono? Sì, sì. Dì, che devo fare? Devo continuare o devo aspettare te? Allora, aspetto. Poi gli scrivo, Dì che so io. Signora, ma non fa culo a te. È rimasta la ghiaccia, se mai non gioca di giorno, ho vinto, sto mongolotto. Perché ho visto deciso con quell'aspiratore là. Dico, questo mo la leva, così perdo pure mezzo sacco facile. Ma invece è rimasta tutta la macchia dell'uovo. Cosa gli devo scrivere comunque? Mi dice, sono brasiliano, che devo fare? No, che dobbiamo fare? Quanto c'hai ancora? Se no non continuiamo per cazzi nostri, per affari nostri, scrivi in italiano, come ti pare. Ok. Ok. Come sappiamo la febbre questo contesto, ma lei che c'ha qualche malattia? Vattene a fa culo. Ma pure per te la sta a lavare. Ma per forza, Bari, ma non vedi che mi sono fatto? Ma dico, vattene a lavare la testa, vedi che c'ha la testa, il sugo c'hai. La bella lavanderina che lava i fazzoletti per i poveretti della città. Fai un salto, fammi un altro, fai la gira volta, falla un'altra volta, guarda questa a Brasile. Si è seccato tutto qua per terra, mamma mia che schifo. C'hai rotto il cazzo, c'hai rotto il cazzo, cazzo in su, cazzo in su, dai le palle a chi vuoi tu. Siamo in fattoria qua, no? Vedi, Brasi? Quante bestemmie a zio Topia! C'è la capra, cacca, nella vecchia fattoria. A capra sei teme tu. Oh, stavi a male, se no poi devo dare un'imbruttita domani mattina. C'è un quadrupede piccino, ia ia, l'asinello, nello, nello, nella vecchia fattoria, ia ia. Allora, Brasi, prima... Io vado a dare una botta, porta, porta via. Vabbè. Ma dico, ma prima mi hai dato 10 a fa cocciante, no? Mo quanto mi dai a pulire casa? Mo rimango a te. Che dici, Tesa? Che come la pulisco bene? Sì, sì, la pulisco bene. C'ho forte, dai, io. Con la scusa mi sono comunque, grazie a tutti quelli che si sono abbonati, che hanno donato, grazie mille, raga. Cioè, ma io dico, raga, ma dopo che ho fatto tutto sto spettacolo, ma li mortasci vostra, ma ve volete scrivere? Oh, ma state impicciati di cervello, state, oh.
Ma chi lo porta questo tipo di intrattenimento? Tu che sei del mestiere, dottor Sage, chi lo porta questo tipo di intrattenimento? Sei l'unico a portare questo tipo di intrattenimento. Oh, quindi io non capisco perché nel momento in cui mi sono rotto l'uovo in testa il computer non ha fatto... Io dovevo essere in clitoride di una quando io lecchi, che gli fa proprio il video. Ferma, devo. Portarci vostra, schifosi. Che ha fatto? Ah, che è? Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Perde pure il cazzo il lupo. Ragazzi, non spammate il numero. Ma che devo fare? Facciamo a cagare il cazzo, per dire la verità. Ammazza che palle, oh. È vero? Abbiamo cominciato a perdere le cose, eh? Mancia. Mannaggia Cristoforo Colombo. Vabbè, cominciato a perdere le cose, porco Dio. Che ti sei perso? Ma che cazzo ne so. Mannaggia, madonna. Dico se c'ho qualche pidocchio in testa, mo' ammazzato. Quanti c'hai in diretta, vale lì? 1006 come prima. 1006. Ma che è disegnato? Ma meglio così, no? Ma io voglio una 2000, non hai capito te? A 2000? Porco Dio, mi sono rotto una in testa, 2000. Come vaffanculo? Oh, ha finito la fede pulizie o... Tanto che c'ho da fare, sa? Vieni qui, te mettiamo a parlare. E di che volevamo parlare? Molto dico di che volevamo parlare. Allora, la stanza pare che profuma. Davvero? Ma capito, ho scureggiato o so pulito? Ah, ma quel prodotto che è quello che aspira, che è dei lavaggi o tu sei comprato per cazzi tua? No, mo ho comprato per i cazzi mio. Ma è però è quello di lavaggi, è vero? Sì. Si sente da come aspira, oh. Ah, il coso, dice, aspiratore. Ah, quello è buono che sì, oh. Quello è da di lavaggi, eh. Sì, quello è industriale. Oh, è avvelenato quel coso, la pulizia? No, è avvelenato che come aspira. Hai sentito che è cattivo che è quello? Quello ogni tanto mi attacco pure sul cazzo. Te dica la vita. Quello pure al culo dove dovresti mettere, quello che te leva tutti i tarzanelli. Quando mi attappo è così. Ma mica infamità, eh. Io comunque sia consiglio sempre a tutti quanti di fare la stessa cosa, perché è un'esperienza che va provata. Quindi, raga, che ti odio al culo e poi aspiratore. Omi mi ha scritto e fa che ce l'ha per 30 minuti. Quanto? Sì. 30 minuti. 30 minuti io vado a dormire, io. Io tanto c'è state voi, fratelli. Ma come va okay, a dormire? Okay. Sì. Eh? Ma come va a dormire? Oh, ma di che luna, oh. Come cominciano a bere tutte fisse? Ma che sei morto? Che ha fatto? Per te mi sono rotto la contessa. Per me mi sono rotto la contessa? Certo. Per me dopo devo infilare pure al culo, fratello, ma che cazzo non le cambia? Se mi metteva al culo però non si rompeva. Era meglio a sto punto, eh. Oh.
Mamma mia. Oh, ti è rimasto l'alone. Ma come, mi sono pure lavato? No, guarda. Guarda. Io mi sono lavato. Mi sono lavato, dite? No, ma dove c'è l'alone? Ma guarda l'alone. Ma tu al buccio del culo c'è l'alone. Ah, su che? Ah, sì che, sai che come cazzo ti chiami, su che? Sake. Sake. Ma tu te nome, come fate nome? Mattia. Ma quale sei? Io ti chiamo Mattia, brutto mongolotto. Mike. E tu ti chiami Massimiliano, giusto? Sì, vabbè, chiamami il Brasile. Ma dimmi una cosa. Perché sake che vuol dire? È il biscotto che? Sake perché giocavo ai videogiochi, mi chiamavo sake sui videogiochi. Che è il videogioco di che? Metal Gear. Metanfetamina? No, Metal Gear Solid. Ah, come no, come no. Sago Walter White. Sì, sì, sì. Quello che te spari? Sì. Sa la PlayStation, no? Sì, sì, ha fatto la storia in quel gioco. Sì, sì. Tu hai fatto la storia? Pure il gioco. Eri forte? Sì, sì, ero uno dei migliori europeo. Europeo? Sì. Ma davvero questa dire? Com'è buono, non ci giochi più? Se giochi più mo. Perché è passato, calcola che io giocavo al 4 e praticamente adesso ha 6 anni, quindi hanno chiuso il server del gioco. Scusa, non c'è stato il 12 e 13, che c'è sta? Mo c'è sta tipo 7 o 8. E perché non c'è giochi? No, perché mi sono cagato il cazzo di giocare. Ma è cascato tutto il tabacco per terra, raga, per fare sta cosa. Pure tutto il tabacco per terra, ti dico. Fermo, Deo. Sei sempre forte, sai che? No, no, adesso no. Adesso molto, molto, molto meno. Perché sono meno infognato con i videogiochi, quindi... E sta a venire il mal di panza se sta puzza d'uovo. Mamma mia. Poi devi fare come Rocky Balboa che... si rigurgitava l'album. Io l'ho detto a questo mongolotto, io l'ho detto, io dico, se te rompi la testa la busta di cazzo fritto ti rimane. Sa fare una sigaretta diretta dalla ciabatta. Che cazzo fa stasera? È andata male comunque, una disgrazia proprio. Ma che è una disgrazia? Ha una diavola. Perché avevamo fatto il box. Ricordati che è sabato, il sabato è così. È ma domenica che fate? Devo dormire tutto il giorno? Domenica... Io mi faccio una pelle. Non lo so. Fai? Io me la sono fatta ieri con mia moglie, ma a me pure domani mi sa di dica la verità. Ma io sa che domani mi consumo proprio, ti dica la verità. Sì, Che dufa? No, che ti fa niente? Al culo non ci voglio più. Oh no, fratelli. Ogni tanto mettere c'è il dito però, no, mica fa male. No, vabbè, ma ce l'ho qualche cosa. Ogni tanto che fai una bella pippa col dito al culo, non ti sbagli mai, fratelli. Però metteci il ditino piccolo, perché dopo se ti piace, tocca che c'è i cassotti, i candelotti, hai capito? Invece te ci metti, parti sempre col mignoletto. Oh! Lo bagni, capito che fai? Vabbè, ma io uso la vasellina che scure meglio, le usa, no? No? Petrolato. Tu un fili di capito che fai? Ma la saliva, poi si secca dopo un po' la saliva. No, fratelli, perché poi ti si frasica il culo, no? Poi inizi a frasicarti il culo proprio di natura, capito come? Ma devo cagare prima? Beh, te dico di sì, perché quante volte hai tirato fuori con i tarzanelli del merda sul cazzo, no? Pensa se ti tiri fuori il tiro. Di solito mi si incassava a merda dentro all'unghie. Ah merda sul mignoletto, sai come sei caruscio dopo? Dopo sai che devi fare per bellezza? Fai così. No. Te lo pulisci i denti, e certo. Che se sei trucchi da marinaio proprio, eh? Ma che schifo. Sei un veterano su queste cose, Brasì? Perché ci hanno scureggiato tutte le comande e poi dopo duri. Oddio, no, della Madonna. Ma perché no? È tosta così, io. Ma che stai matto? Sennò mano ma questa manca è fantasia, voi. Questa è realtà proprio. Oh, perché? Mona mi ha scureggiato sul telecomando. No, sul telecomando non c'ho mai scureggiato. Ma magari in macchina che ti metti il telefono in mezzo di palle e scureggi e ho il telefono. Mamma mia, tosta così, io. Bello.
Quella per caotica di merda tua, no? Mamma mia. Oh, da paura così, oh. Gli sta da certe fantasie, sti ragazzi, eh. Queste sono erotiche proprio, eh. Oggi stavo a fare una storia dentro una sala. A un certo punto ho fatto una scureccia. Ha mandato tutti via. Noi ti volevamo bene. Manco che aspiratori hanno mandato via. Si era assagnata. Ti dico, si era impregnata. A parte me si era impregnata al culo, fratello. Sulla poltrona. Ma non è che ti eri cagato sotto? De proteine, messe fragico, tutto, bussava di tutto. Le proteine, mamma mia, quello lo sai che è bumbo proprio. Mamma mia. Perché quando la prima casta in realtà? Che scurecci. Io su queste cose non ci ho mai avuto. Oh, io appena avevo mi cago sotto, la verità. Oh, so, c'è sa chi gli fa questo effetto. A me non mi ha fatto. A me è la merda fischio mi viene. Io mai, mai proprio. Anzi, hai visto che a certi gli pia la parlantina, no? Che cominciano a parlare un per caso. Io mi chiudo. Io sai come mi metto? Mi metto la macchina sul corsedile, i piedi appoggiati sul cruscotto e faccio e il primo che parla, e meno lo butto fuori. Sì, Tutti zitti, non mi rompete il cazzo. E mi metto così, a fumare sigarette. Mamma mia, che sta fatto? Chi ci sarebbe mai con compagnia? Ma io mi chiudo dentro i cosi, alberghi e le cose. Io sto proprio una favola, sento, vado proprio relax, paradiso proprio. Però non le fate queste cose, raga, fa male. No, no, ma questi sono ricordi vecchi. Certo, sono storie. Ormai io è storia. Da quello che facevo io. Prima l'ho detto a mia moglie, l'ex moglie mia, ho usato il suo caso dentro la camera. Ho fatto pisciare dentro le bottiglie, fratelli. Sono ricordi, ma come fai a scordare queste cose? O se no, una volta ho fatto talmente tante ore davanti a un occhiello, ho puntato i piedi, c'avevo l'unghie nere di piedi, c'avevo un po' per sangue visto sull'unghie di Toni. Io ho fatto una scommessa in famiglia invece, stavo a ristrutturare la cucina, mi stavo a rifare la cucina, ho detto io ci voglio mettere una settimana e non mi taglio l'unghie fino a quando non ho fatta tutta. Poi erano passati 2 mesi quando mi mettevi i garzini, bucavo, ti dico. Mamma mia che unghie che c'avevo. Come ragazzo di campagna, hai sei ragazzo di campagna? Io sono i cugini di campagna, conosco. Si è tagliato l'unghie e rompeva le cazzarole dalla madre. Ma faceva tin, 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 ma tin, manchi i diamanti tagliano, passavo l'unghie sul vetro, si sgarava proprio, capito come? Mi ci arrampicavo sull'albero, io. Mamma mia, per carità. Oh, lasciamo st'appello, veramente non vedo che la vita è bella, raga. Qui si sta a scherzare, eh. Messaggi belli, non vi drogate, fateci drogare noi che ormai siamo rovinati. No, sto scherzando, non vi drogate, soprattutto le droghe pesanti, lasciatele perdere, accannate tutto, fate lì. Ma sa che capelli questo che mi ha fatto al genere, belli, oh. Ma questo è un mostro, ma che t'ha fatti Corichello? Corichello, mo quando finisce la pandemia lunedì apre. Fatti crescere questi capelli che ti faccio fare la rasatura, già te l'ho detto 1000 volte. E che rasatura? Io sono biondo, non me si vede. Ah, comunque io martedì raso. Frate, a te ci vanno e ci sono quelle da coso. Quelle da giardiniere. Mamma mia, fratellica, combinato. Ma te c'ho un bel panettone, andava, davvero una. Ma che è, Tre Marie? Ma che c'hai? No, c'ha belle gatti, c'hai, io una roba veronese là, eh. Mamma mia. Mamma mia. Nel quaglia, ma come ti chiami? Nel quaglietta, lì. No. Io penso che se viene a Roma ti faccio. A forza di fare te piatte per culo, ti faccio mettere. O te metti a piagne o li appresso a noi. No, io Cerino. 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 Perché chi si offende paga da bere a Roma, compà. Te Cerino, Pivolo. Ma chi si offende paga da bere. No, io Cerino quando mi pigliano per il culo. Aspetta che mi è uscito 0-4, poi blu. Abbiamo fatto una fine tosta stasera, ti dico la verità. Hai fatto un frettato in testa. Mamma mia. Comunque penso che il divano sta a posto, sta a vedere. O si vede un po' di giallo sulla webcam, o so io. Perché dal vivo non si vede. Penso di aver fatto un lavoretto fatto bene. Ma io? Ma dove? Sul divano. Ma fammi un po' che si sta asciugata.
Guarda, si sta asciugando piano piano. Oh, piavo sto mezzo sacco ricalato fragico. Faccio vedere qualcuno? Ma che si asciuga? Guarda che chiassa che ci sta. Mo, falla asciugare un attimo. Quello col fono. Te metti col fono. 20 minuti asciugato. Ma sai che io lo lascio un po' impregnato perché magari è entrato dentro l'uovo, magari poi scende il prodotto, se mischia va via la puzza, se no sai che puzza, mi tocca buttare il divano poi. Mamma mia. Devo più a meglio le misure. Dai, facciamo uno scherzo a qualcuno. Te lo devi dare laterale, ragazzi. Laterale te lo devi dare. Sì, poi schioppavo tutto, hai visto? Tutta la mela sul coso, mannata. Tutta da tutte le mani. Ma fa uno scherzo, sa? Per telefono. A tortellino? Chi è a tortellino? No, per telefono. Ah, ho capito, a tortellino. Dai, chi chiami? Jack, chiamo qualcuno. Ma fallo te, non scherzo, sei più credibile. Gli te fingi per globo. Per globo. Aspetta, aspetta. A chi? No, ti do il numero di Marchetti, quello della radio, della Radio Globo. No, no, zio. Perché? No. Cazzo, io ho vergogna di parlare con certe. Ma se lo faccio io, mi riconosce questa voce da merda che ho, no? Voglio fare a... A Gia lo conosce. A Gia. Si riconosce a Gia. Aspetta, sì, no, fammi pensare a chi potremmo chiamare. A qualche VIP, ciò vorrebbe denunciano però, ti dico la verità. Ci ho provato l'altra sera, ho chiamato tutti, però col privato. Chi ha chiamato? Ho chiamato un po' di persone. Dei personaggi? Io ce l'ho qualche numero. Chiama Gallagher. Gallagher, che cazzo è Gallagher? Ma mi riconosce Gallagher subito. Aspetta, aspetta, fammi pensare. Chiama la puttana. No, aspetta. Un'altra volta una puttana. Sì, vai. E richiamiamo una puttana. Dai, 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 dai. Sì, ma parla te però, che gli dici? Appuntamento, c'è qui. Sì, dai. Dai, dai. Ma una puttana o un travellone, che piamo? Che siamo a travellone, vai. Travellone. Sì, ma non mi temo, Parlici come se ti stessi a fare una pippa, capito? Mo me la faccio davvero, non basta solo. No, che te fa, dai. Allora. Nadia. Nadia, guarda si cazzo, dicevo, ma mister cazzo, ma davvero ce l'ha così, dici. Gran porca, dice D'Alessandrino. A Piemonte, in Piemonte. No, no, di Roma, di Roma. Ah, anche Alessandria, dico, sta a Piemonte. Alessandrino. Ah, Borgata, vai, vai, così, vai. E c'è stanno le foto. Sì, c'è un bel cazzo. Dio, ho visto le foto del cazzo, ma dico, ma è attivo o passiva? Ma qui siamo un due che se volevo far cubare, vai. Il cliente è chiamato, non è al momento raggiungibile. Poi? Nadia sta a lavorare. Mamma mia. Camilla. Sì, è cazzo che fa scintilla. Vera porcellina e grande adoratrice dei periminali. Mi piace cavalcare e sfondare buchetto caldo e profumato. Allora gli dici, senti, io mi vorrei far cavalcare, c'ho il buchetto caldo e profumato. Che volevo fare? Vai, vai. Gli dici, mi sono fatto pure uno sbiancamento anale. Mi sono fatto pure una pippa. No, no, sbiancamento anale, dire. Mi sono comprato 4 ville al mare. Pronto? Pronto? Io mi muto, eh. Pronto? Camilla? Dimmi. Il mio cazzo fa scintilla. Senti, te volevo dire, ma di che zona siamo? No, vabbè. No, se tu le pi per culo, queste mica c'hanno tempo da perdere. Falle parlare a loro, falle parlare. Oh, mi fa metà retta a me. Tu non vedi che ha per culo, tu parlici, falle parlare. Ludovica come ti ispira? Ludovica... Super sexy trans italiana, davvero imperdibile, alta 1,75, morbidissima, terza di sera. Oh, 1,75, occhio che te mi accappellate quella, eh. È più alta di te. Vuoi sapere pure i centimetri? Vai, 21. Dicono sempre tutti così, oh. Tutti 21 ce l'hanno, poi ce l'hanno così, vai. Ce l'hanno così, per bigattino.
Oh, nulla, falla parlare, non abbia per culo che attacca. Mi dici che è uno scherzo dopo, eh? Che sta davanti a 3.000 persone, vai. Questa lo sta più a culo, fratelli, ma sa. Questo sta a culo a uno. Camilla è stata fatta. O se sta a culo a uno. Non è vero. Sabato. Amanda Fox qua ci sta, oh. Ma quella è stamata, Fox, fratelli. John Alessandrino. Tutte là stanno in tazza, oh. Ma c'è sta il covo. Sabato, oggi è sabato. E te ne tutti all'Alessandrina andiamo. Mamma mia. E tra sede lo mette tutto quanto in mano. Sabato, oggi è sabato. Dai, A chi sta chiamando? Amanda. Un'altra volta. Una via per culo che attacca, eh. Che io da de lei? No, non di lei, dici quanto? Ho letto che c'è il cazzo grosso. Buono per culo tu. Stiamo trasferendo la tua chiamata alla... Oh, oggi stanno a lavorare, ma fatturano queste? Stanno da me, tutti intrippati, si fanno tutti romper culo quando si intrippano. Brasiliana regina del sesso. Vai. Vai, è travel shake. Eh? È travel. Sì, sì, a noi ci piacciono solo quelli. No, a te quelle, io so vecchie abitudini. Mo gli dico se è brasiliano o brasiliano. E dici io ce l'ho qui davanti in brasiliano. Stiamo trasferendo la tua chiamata. Ma te l'ultima culo stanno. Questa diceva pure ti farò impazzire di piacere, caldi preliminari 69 senza limiti. Mamma mia che schifo. Oh, ma tu lo sai che 69... Vai, succhio, 69? Oh. Oh, pure questa è brasiliana, oh. Dammi il culo e non te muovo, ambalsamato. Vai, chiamala. Grazie mille Exo per l'abbonamento. Oh, dai. Tesoro? Sì, ciao. Ciao cucciola, di dove sei? Sono Toscana, amore. Dove? Toscana. Scusa, non ti sento. Arco di Travertino? Del Senegal, io ho capito. Mi sa che è partita, ma ha attaccato un fascio, ha rosicato. Questa stava a volare, fratello, lo dico io. Che fascio, richiamo? Non ho capito di dove. Mi dice, vabbè che ha pippato, però faccio pippa pure a noi. Oh, 10 abbonamenti, Exo! Grazie mille! Che ha fatto? Ha regalato 10 abbonamenti. Pronto, tesoro? Sì, ma di dove sei, amore? Amore, non rispondo sconosciuti. Ma io perché il numero mio è privato, sono un personaggio famoso. Oh, ammazzate però. Ma ha detto che non risponda ai sconosciuti, però mi ha risposto. Ma gli dici, guarda che ai sconosciuti c'hanno certi abbacchi. Mi dici una cosa, ma che ha fatto Costavano? Ha regalato 10 abbonamenti. E quindi? Che ha fatto? Ha regalato 100 euro di abbonamenti. Davvero? Oh, ex, sei un grande, oh. Bello mio. Chi te c'è manna, fratelli? Senti, non ti piace così, staccamo la trasmissione. Siamo in amambesti subito, 1.000 euro, di cos'è che famo? Ci famo 4 giorni al cielo. Sei un matto, Exo. No, sei un matto fortunato. No, sono 100 euro, non 100. Sono 50.
sono 50 euro, non c'è. E beh, mica so poi, oh. Grazie mille, ex. Grazie, amico mio. Vai, guarda lì. Chi sta a chiamare? È sempre le solite. No, un'altra. Pronto? Pronto? So Ugo? Sono Ezio, lo scapicollo. Ezio, lo scapicollo. Mi sa che abbiamo chiamato uno qua che sta in diretta che fa. Io sono una donna, vi state sbagliando. Chi è? E che ne so? Come uno che sta in diretta? Chiamo un po', fallo un po', entra. Quale entra, C'è sta Pamela, Pamela, senti. Allora, Pamela dice: Imperitrassis, la porca troia depravata, potentissima cavallona, sborra bocca, viso, culo, puttana, porca, act pass, bella trans, porcona, un bazooka di 22 centimetri, porto in tutti i sensi, attiva, passiva, innamorata di sesso, brava, bocca, culo, faccio preliminari da urlo, con gola profonda, senza limite né tab. Non basta essere belli, devi essere anche brava, la più desiderata, basta le parole e le promesse, vieni a trovarmi e vedrai cosa significa il vero piacere. Porca puttana, quasi quasi c'è un play, io. A Davide, continuava per un chilometro. Questa qui ha scritto tutte queste cose in cesso, quelle che scrivono tanto di solito, sono brutte come la fame. Capito? Vabbè, chiama, dire, ho letto che c'è un bazooka. Io c'ho un fucile a pompa, fammi a pisellare, dire, va. Fammi la guerra, gli dico. dai. Madonna. Brasiliano esperto di pesce e trap, qua dicono. Io capirai, mi sono cura di tutti. Non è vero. Amore? Dimmi. Ho letto che hai un bazooka di 22 centimetri, vero? Sì, amore, però sono impegnato, se no non credo. Ti chiamo dopo. Ti chiamo dopo in privato? Adesso sto in diretta. Exo, sei un matto, hai regalato 10 euro fissi. Ah, guarda Exo, bello mio. 10 euro? Fissi. Che vuol dire? Cioè che ha donato 10 euro e 10 euro sono. Perché? 10 euro ne dona 5, che vuol dire? No, no, di solito c'è la tassa su PayPal. Lui ha donato 10 euro la moneta di Twitch. Exo, ma non è che ti piacciono i travelloni, no? A chi? A Exo, dico, che sa donamente chiamami i travelloni. Ma non è che, è il pappone che stiamo a fare pubblicità? No, che vuoi proprio una puntata solo dei travestiti, no? Madonna. Ancora, un altro. È Narzì questo. Oh, pure io, Exo, siamo dalla stessa parte, eh? Oggi non mi piano seriamente. Tesoro? Ciao, buonasera, sono Brenda. Ciao Brenda, cosa fai? Io sono a casa, tesoro, adesso. Sei libera? Certo. Senti, noi siamo in tre. Cosa? Siamo in tre. No, tesoro, mi dispiace. Uno alla volta? No, no, cosa? Uno alla volta, gli altri aspettano in macchina. Soltanto a testa. Quanto? 38 a testa? Soltanto. 80 a testa? Certo, tesoro. 50? No. Perché? Perché no? A 80 posso venire dove pare? Non ho capito. A 80 te posso venire sui piedi, in testa, in faccia, in orecchie, dove pare? No. Ho capito, 80 euro, scusa. Oh, io sono 80 a testa. Ma me incuri pure 80 euro? Certo. Senti, ma sei brasiliana? Sì, sì. Ah, brasiliana pure te? Sì. Ma c'è un bazooka? Perché io c'ho un fucile a canne mosso in mezzo alle gambe. Fa ma la guerra, capito? C'ho pure due granate grosse. Oh, raga, Omni mi ha detto 5 minuti. 5 minuti e solo 5 vedrai. Delle patatine ti innamorerai. Oh, mi sono bevuto mezzo litro di caffè. Sono sveglio fino a domani, oh. Ah, mezzo chilo di caffè, dici. Comunque grazie mille Exo per i 70 euro donati. Grazie mille Exo, 70 euro ci ha donato.
Sì. Bello di casa, Exo. Qua sei sempre il numero uno. Ti aspetto a casa. No, più che altro sei sempre il benvenuto. Sei sempre il benvenuto. Non mi veniva, sono stanco. Io devo andare a piano altro mezzo chilo di caffè, se no qua. Oh. Davvero, da lì? Ma con un polvere. Ma sai che faccio? Mo mi bevo il caffè, va. Io lavoro e penso a te, sono al buio e penso a te. Stavolta però faccio sul serio. Ho altri 50 euro donato. Maggi. Exo. Oh, bello mio, Exo, era per caffè, di' la verità. Allora, famo una cosa, Exo. Qui ti diamo tutti i IBAN personali nostri, così a me per domani mi servono 1.100, Exo. Fammi la cortesia. Io sto senza una lira, fratelli, ti ringrazio. Oh, ringrazia. Sai che. Asciugamo. Grazie mille, Exo. Sei un matto, eh? Sei matto proprio. Mamma mia, senti questo suono. Sentilo. Aspetta, sa confondi, fratelli. A quanti sub siamo? Non lo so. Ha fatto. Io sento sto suono, regà. Ma quella è dell'ospedale, oh, quando hai capito quale? Mamma mia. Ma che c'ha? Dello del culo, sa che? Che storia. Ma di che, oh, di che sta parlando? Ma È mi manco mi risponde più, sa che sta tipato. Oh, di che, mamma mia. Oh. Si è messa la canzone sua, si è commosso. No, visto Ezzo che, mamma mia, Di che, oh. è un matto proprio, ha donato. Che cazzo te ne frega male di una. Questa è poesia, raga, con sta musichetta sotto, fermatevi. No, no. Ma Donate. vedi che è questo? Porco due. Quanta gente c'avevo? Quante? Quanta gente? 1.600 come sempre. Mi sono parsa male, stanno così. Ma siete vivi, raga? No, è Cessate. bello che io mando le pubblicità a 1.000 persone, capito? Ah. Quindi è buono come cosa. Al cielo, quanta cosa che la commissione sta ammalando, Ah mia, ma quando mai? Io sono tutto verde e qua non abbiamo perso manco un fotogramma oggi, dall'inizio della puntata. Oggi ho chiamato la Telecom e gli ho fatto come la chiamata a Saghe. minacciati. Però con te sono stato dolce a confronto, Ma calcola che io ero in dormiveglia. eh. Pensa che buongiorno che ti ho dato. Erano quasi minacce di morte. Io, brasiliano, ti verremo a prendere. Prima o poi dovrei conoscerci dal vivo. No, 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 guardi scherzi, prima o poi se tu mi conosci davvero, sai. Sì, Porta il documento che ti fa la fotocopia. Porta pure un po' d'amici se te vuoi No, proteggere, dormite, c'è paura. dormite. Grazie mille per la sub, Tiz. Dimmi. Cazzo. Venite a Milano, facciamo una Vieni serata tu a a Roma, fratellino, ti facciamo conoscere il Colosseo. Milano. Ma io già lo conosco, lo Ma no, Colosseo. lo famo conoscere meglio. Eccola, chi è? Però adesso Te diamo un girata, lavoro capito? nuovo, va a chiudere le finestre al Colosseo ogni sera, Lo capito? famo conoscere a testa girata. Mamma mia. Te l'ha mai vista a testa lì giù, sai che? Da coso, da con le occhi, tu faccio da con le occhi girata. Te portiamo a San Pietro, te portiamo da tutte le parti, Arco de Travertino, te famo conoscere Pamela che ho chiamato prima. E poi ci divertiremo tanto con te, figliolo. No.
niente, rompo pure qualche contessa per forza. Pomodori, ovo, farina. Cioè, presenti i gavettoni quando finisce scuola, quando sei ragazzino, sì. Famo un bel tortino de merda, sai che è? Ah, Brasì, ma sei un gorilla tutto peluto sotto la scelle, oh. Mamma mia, oh. Ma che so, capelli? Ti come profumano, ma che peloso. Sono là, c'ho. C'ha la peluria come i ragazzini quando nascono, capito come? C'ho una succhietta, c'ho. Mamma mia, raga, comunque siamo un trio favoloso. Io quando dormo ormai penso solo ad entrare in diretta. Non vedo l'ora. Ma la musica? La fai ancora? Io? Ma come no, fratelli? Perché non vedi qua? Che a me serve questo microfono per pulirmi il culo? Ah, pensavo che avevi abbandonato la musica e... Ma io ti abbandono a te per strada, sull'autostrada proprio, capito com'è? Dai. A qualche piazzola di sosta. Bello lì, ho legato qualche stagno. No, non lo fate. Sei matto. Sei matto. Che ha fatto? Hai donato 10 euro con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Che so, dimmi. Ha donato 20 euro. Porco Dio. Ha donato 20 euro. Bello ex, bello fratellino, sei della famiglia ormai. Se ti hai dato in 17-27, sei della gang. Ah, sai che te devo fare 17-27? Al culo lo so, passo una chiappa, all'altro l'altra. No, comunque ha donato 28 euro. 28 euro? Sì. Bello mio. Sono pazzo. Fa un freestyle. Ho messo sacco stasera, ho fatto lì per app, eh. Riff e raff, che vuol dire? Riff e raff vuol dire su per giù. Ma stasera romano te? Io? Eh, io sono rumeno. Ah, rumeno sei, io, perché riff e raff vuol dire su per giù. Bella questa. Bellissima. Bellissima. Questa è la proprio da sparatoria. Questa è mafia. Tutto. Sentite questa canzone quando comincia a vederci da lontana, sai che? Comincia a fare il nome del padre. Prega qualche santo nuovo, perché l'arti sono occupati. Cercate di trovartene uno che c'ha poche preghiere. Davvero? Comunque, sai che? Mi si vede meglio a me che a te. Noi due dovevamo fare l'upgrade. Dobbiamo prendere la fotocamera nuova, lo sai? Dovevi mettere la fotocamera mia? Sì, ricambiamo la fotocamera tua. Che fotocamera che c'ho, fratellino? Voglio ringraziare tutti i ragazzi che hanno donato appunto per l'acquisto di questa fotocamera. Perché è grazie a voi che adesso ci siamo spostati su Twitch, che abbiamo la fotocamera. E non solo la fotocamera, avete fatto anche prendere il nuovo schermo, quindi ragazzi... Siete i numeri uno. Voi che credete nel nostro progetto e che ci volete vedere in televisione al più presto, ci saremo, ci saremo, ci saremo, ci saremo. Ecco, dirigi, sì. Te salita, Brasì? Questa sarà una serata unica, eccezionale e lunga. Lunga come la minchia. Come la minchia, come la nerchia. Quella che entra e ti scoperchia. Ma mia, Brasi, sei lì del direttore, io me ne annavo, te giuro. Che se, ma mi mancavano i capelli, come stai che però? Che cosa? Che i capocci così, da vestiti, direttore d'orchestra, no? Sì. Con sciacchi e cravatta col taglio. Mamma mia! Fatti de tutto. Comunque sto con te, sta messa bene, mi sa che dopo ci vado a dormire. Dai, sì, lo sai come stai grandissimo. Ma io sai che dico, a sto punto, siccome so di Roma, manca un po' di ketchup.
tanto. Oh, fai cucini, fai. Ma sai che c'è? Me voglio sporcare per bene, perché qua sono mezzo giallo, qua sono caffettino. Ora vado a prendere un po' di ketchup, aspetta. Mamma mia. Questo è matto. Adesso è matto da cima proprio. Sì, adesso sì. Altri 10 euro, grazie mille, Exo. Ma sempre lui? Sì. No. No, bro, levalo che sembra sangue. Ma come sembra sangue? Qua, fratelli, ma non vedi che è passata dei pomodoro li mortacci? Tu a te chi te crede? Dai, lo sembra sangue, c'è. Ah, scusa, vabbè. Leva. Ma perché fa? Perché deve fare queste cose? Ma nasce la mattina addolorata, perché deve fare la mente gatto, perché... Sai cos'è? Forse ha un grillo nel cervello e che gli dice... Mi pare che mi sono vomitato addosso. No, lei ti fa la maglietta, ma che la potavi così, oh? Ma il pesto? Oh, lei ti fa battere un affanculo. Ma abbiamo pure il pesto, dai. Ma il pesto, così, oh. Un shampoo, vai, fatto lo shampoo, vai. Oh, pensa come chiama Omi. Sì. Ma tu pensi che Omi mi ha scritto 5 minuti e ci siamo, mezz'ora fa. La bamba, e questa è la bamba. È la bamba. Ancora ti spieghi domani un po'. Luna. Cioè, te vedi male, non te vedi bene, eh? Ma che cazzo fa? Ma che sta a fa? Come sto, raga? Ma che c'ha in testa? Una cagata? Sta scittando. No. Mannaggia la Madonna quanto si è fatto. Mannaggia la Madonna. No, proprio. Oh, sei dritto, non fido. Che? No, pensavo che avevi detto un altro nome.
chi? Come stai? No. H-I-T-L-E-R. No. Comunque ammazza che stile che c'ho, raga, fermatevi proprio. Sì, ma ti continuo a dire che ti vedi male. Ti vedi a scatti. Ma te mi sta a vedere a scatti a Brasile, fate una connessione nuova. Sì, io ti porto la tua, ma che sta a dire? Tu muoviti, perché? No, io lo vedo a scatti, però vedo la live che è perfetta. Perché mi vedete a scatti, raga? Non so dire. Chi è che mi vede a scatti? Dai, commentate un pochetto, leggi un po' il commento. Leva la musica, leva la musica. Oh, pazzoide, 25 abbonamenti. Chi? Niente, ma sa che stasera andiamo a casa con 3.000 euro, raga, mo ve lo dico. Ma sa che ve lo dico, stasera tre sacchi se portiamo in casa. 3.000 abbonamenti sono quanto? 100, 125 euro. Sei matto. Matto proprio. Mamma mia, matto proprio. Mi stai a chiamare? È possibile? Ma mi stai a chiamare? Obbligo. No, praticamente a Gero mi ha detto la mia ragazza che devi abbassare la musica perché non ti si sente. Vabbè, fa il pazzo, va. A Gero. Fallo andare così da no? Fallo, Ma che sta a fare questo? Sta carino però. Massa, un pari in quadro di coso di Van Gogh, oh. Ma tutti sti cosi, da presi? Ma sei lucchi la notte, no? O a fianculo da me? Ma invece vedi allora che c'ha un altro lavoro prima? Allora da sto punto ci credo. Io dico sempre la verità. Ma col perizoma come ci stai? Fammi un po' vedere. Mettete il perizoma, va. Qualcuno se può far vedere, no? No. Perizoma, sì. Perizoma, sì. Tanto se fa qualcosa lo butto fuori, quindi. Ok. Oh, tu cosa hai messo? Arce. Marto. Io non ce la faccio più.
mette le mutande, oh. Ce l'ho. Mezzo al culo, mette. Grazie mille ancora per i 10 euro. Adesso. Un po' di tua madre. Non si sta a mangiare, sta fame di stanzare. Ma non è che ti sei innamorato, Brasì? Sì, mi fa vedere il culo, può essere che tu un botto ti dico la verità. Oh, manda un messaggio, mi ha rotto il cazzo, ti dico la verità, oh, manda un messaggio. Non gli scrivo. Oddio, io me ne vado, manda il messaggio, dai. Mi sono rotto il cazzo. Dì, quanto ti manca? Mai rotto il cazzo, dì, quanto ti manca? Oh. Guarda, sta tromato, dì. Ti sei bloccato, vede, no? Muovi un po' la mano. No, oh, muovi la mano, c'è. Ah, ok, ok. Ti sta sbombando addosso oggi, eh? Ho scritto... Mamma mia, matto. Che gli ha scritto? Che se c'è, che tu hai chiesto quanto manca. Ma che stai asciugata? Mo ti fa tutta casa domani. Ancora non hai capito. Meno male che viene la ragazza. Oggi è abbassa la musica. Ma fate lì, sta minima la musica, no? Dai, io sta rompi i coglioni. Tra cazzo e l'altro mi fa pulire casa, eh. E cazzo mio, dio, tra una scopata e un'altra. No, che ne so, fa, che lavoro fa? Te dirò, è una pornostar. È apposta tra cazzo e l'altro. Ho capito, però ci sta a vedere in diretta così, poi me ci fa litigare. No, no, come? Che senso? Nel senso che poi, ovviamente, cioè, nel senso che vuol dire? Mo è un lavoro come un altro, cioè, io non lavoro che sì, ma comunque sì, oh. Ma ci mancherebbe, ma un po' di attaccamento io lo devo fare, sennò che famo? Poco poco, dire. Preparala però a sta cosa, No, 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 no. Dici di no? No. Ma ragazza mia, sì. Ah, poi parlo di cassa proprio? Certo. Allora no, ma che sei matto? Io la faccio entrare, però nel senso. Amore mio. Ti pensi che la gente non attacca, anche poi vi dà pure le persone. Mi ha detto un attimino che mi fa piacere invitarci, quindi di aspettare un attimino. Non ho capito. Ha detto un attimino che ci fa piacere se siamo tutti e tra poco ci invita. Sentiamo così. Il brasiliano vi saluta. Tanto... No, ma come, ma Brasile? No, fate lì, ma io te dico la verità, fate, io mi conosci, fate, io sti cosi. E va da una botta. Ma no, un'altra. No, frate. E che fai? Ci abbandoni così? No, dopo divento dislessico tipo Saki. Saki giù. Ma a noi ci piace così. Raga, scrivete nei commenti se Brasile deve rimanere un attimo. Faccio un pull. Fa un sondaggio, va. Sì, sì. Lo sai, Brasì, come so queste cose, no? Dai, dai, fa il sondaggio, dai. Rimani. Fagli un po' una foto. Fagli una fotata. Ma te lo dico io qua. Sto facendo il sondaggio.
fatto il sondaggio, ragazzi, votate il sondaggio. Sondaggio in corso per il Brasile. Stiamo curato così, facile facile. Il 96% dice rimane. Da già, come cazzo ha fatto quel 96%? E sanno a te, mica ci hanno sonno come te a Brasile. 500 persone hanno detto rimani, 25 vai via. Ma un po' te. Asti va via. Chi so infami di 25? Oh? Davvero? So i fan del Saga quelli. Riesci. Cazzo dici? Riesci a vedere il sondaggio oggi sopra la chat? Sì. Cliccalo. 584 rimani, 28 vai via. 28. Siamo a 1000 rimani in Brasile. Vabbè, rimango, dai. Ti ho messo pure la canzoncina, quella che ti piace a te, quella che ti facevo quando eri piccolo, la ninna nanna, ti ricordi? Sì, ma metti pure la ninna, mori vengo, va. No, dove vai? No, vado un attimo a caga, mori vengo. E siamo rimasti noi due. Io e te. Da dove è iniziato tutto? Già. Sai, io ti ho trattato male per tutto questo tempo, da quando abbiamo iniziato, però in realtà volevo dire che in realtà tu sei l'uomo della mia vita. Io ti voglio tanto bene e sono contento che tu sia qua. Non pensare ai soldi, i soldi poi verranno, i soldi vengono portati dal successo. Una persona che pensa ai soldi all'inizio è una persona limitata. Quindi io ti dico... No, dico perché ti ho fatto guadagnare. Mi hai fatto guadagnare, guarda, io dei soldi che tu... solo le webcam, quelle donazioni tramite link PayPal. Effettivamente... Ragazzi, siete dei matti, oh, basta regalare sub. Comunque, grazie mille. Grande, ragazzi. Te sei scureggiato addosso, fratelli? No, è il cappello contro la sedia. Comunque siamo un trio fantastico, io dico, a parer mio. A parer mio. Siamo una squadra fortissima. Facciamo facciamo un sondaggio, puoi fare un sondaggio a tre punti? Sì. Chiedi chi è il preferito. Grande, ragazzi, che supportate e vi iscrivete al canale. Sinceramente le mie aspettative erano più alte, vi dirò la verità. Tutto d'orzaghe? Le tue aspettative qual erano? Tu stai giocando con Cristiano Ronaldo in squadra, eh? Pensavo molto 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 meno. Pensavo che nessuno capisse come donare, come abbonarsi. Invece lo sanno fare. Qualcuno vota pure per te, sai che? Cavato. Abbiamo aperto un altro sondaggio. Chi c'è il culo più largo? Sì. Facciamo la gara io e te, Brasile. No, io c'è. Chi è che? Chi è il preferito della squadra? Dai, vai. Ci stiamo tutti e tre, ovviamente. Sì, sì. Vai. Io non ci credo che qualcuno vota per te, sai che? Tutta truccata a gente via lui, no? Non ci credi che qualcuno mi vota? Io ancora non ci so credere, ma sta a fare dei numeri proprio che non credevo. Ah, pure io, sai. Soprattutto quando lo metti a pecora. Allora facciamo così. Io contro il Brasile. Io e te? No. Vabbè, fratelli, è come si... Guarda, si perdo. È come si fa Juve contro Sassari. Che te posso dire? Sassari. Juve contro Sassari. No, io sono Cristiano Ronaldo, quindi a Juve fuori. Allora io sono Totti, sì. Fratelli. Te sei Totti. E te sai chi sei? Lui è uno stronzo, fratello, vestito a festa. Mo dopo che gli hai detto così, ti sei fatti tutti i nemici. No, io.
Sono bravi ragazzi. Questo è un mondo che aiuta le persone in difficoltà. Io pure. Se no, mica vincevo io. Vai, lo facciamo di 3 minuti. Vai, vai. Vai. Votate, raga. Ma che abbiamo scritto? Tra voi due adesso la me la state. E che deve ci? Brasile Sacchi, Brasile Sacchi. Madonna. Madonna, Brasile. Che? Oddio, Brasile. Tutti Sacchi. No, 2.27 contro 2.27, 2.37 per Sacchi contro 2.35 te, 2.44 il Zorca, 2.40 te, 2.49 il Zorca, 2.43 te. E il Sacchi sa vince, Brasile. Ma davvero, la fine una bocchinara. De poco, un punto sopra te sa. Sarà Fedru che è la fine della migliore. No. 80 pareggio. Sta vincendo il brasiliano adesso. Vince il brasiliano, sta vincendo il brasiliano. Faccia la telecronaca, fratello. Tieni un attimo fomentata, Surchi. Invece, sono andato, ho preso il largo. Stai 21 punti sopra. Ho preso il largo. Attenzione che sta rimontando Sacchi. No. Sta rimontando il brutto, calcola, Brasì. No. Sta rimontando in una maniera eccezionale. Davvero? Te ti sei fermato, stanno a votare tutti lui. Davvero? Te dico fermate. Sei in vantaggio adesso te, Brasì. Dai. Mamma mia. Ah, io non mica mi immaginavo che fosse così votato. Ma la gente può rivotare? No. Ah, cazzo. Vai. Quanto dura? 3 minuti? 3 minuti. Sì, figura, l'abbiamo fatto notte, oh. Ma dovevi fare da un minuto, che è sta roba? No, adesso sta finendo. Quanto manca, fratelli? È meno della metà. Un minuto e mezzo manca. Votate. Votate. Ti sta passando la scoccia, so che mi dispiace. Ho vinto, vabbè. Ancora no, Brasile, sono aperte le votazioni, però l'urna qua dice che sei 20 sopra, 19. Ma sono tanti, sono pochissimi. Allora, il Zorca adesso sta a 3.47 e te stai 3.69. Gambe il culo. E non te muove. Dai, Mi dispiace, Zorca, non puoi più vincere ormai, dai. Perché? È perché 3.50 lui, 3.53 lui e 3.75 te. Oh, comunque parliamo di 1000 follower contro 150.000. Vabbè, ma che vuol dire? Sono tutti dei amici al cielo qui, perciò io lui manco lo famo perché io manco parto. Brasiliano ha vinto 3.78 contro 3.61. Allora, io e te non lo famo al cielo, tanto questa è casa tua, di che stiamo a parlare? Ma già l'abbiamo fatto prima, Brasile, ha vinto il più bisognoso. Lui? No. Te? No, non mi vedi come sono conciato. Ah, è per quello, dici, Mamma mia. Oh, figo sto cosa dei sondaggi con l'affiliato. Mo te vogliono come leccapiedi qua, dicono, però, sai che? Ma pure come le cagassi, per esempio io ho dedicato la vita. Aspetta che mando la pubblicità, va? Ma la pubblicità che è meglio, sennò devo bere sul chiallo. Hai fatto i danni, sai che? Che? Non lo so, secondo me sta fa qualche cosa contro di noi, roba di complotto. Davvero, addirittura, tipo la Lazio, il complotto. Guarda che ti porto. Davvero, addirittura, tipo la Lazio. Fratelli, guarda che se mi mangi a fanculo la diretta. Buonasera. Togli la live. Ma questa ha sempre problemi, gioca la live, non capisci. Ma tu questa qui dici che è quella che assume a Fantozzi? No, non è questa. Sì, a via dei Fantozzi. Ma perché dici a sta ragazzetta che... Ma mo perché si è piastrata. È uscita. Ma infatti, perché hai fatto entrare, io dico? Ma che è sta storia? Scusa, perché dici a qua ragazza che assume a via dei Fantozzi? Perché è uguale, oh. Sei pure truccata per venire in diretta, ma perché? Pure ella. Ma truccata è peggio di prima, ma lasciala perdere. Apposta, ecco che stavo a fare, sai, Porca puttana, prima ho chiamato un travellino. Ho chiamato un travellino senza privato, mi fa dimmi tesoro.
Che faccio? Richiamo. Ieri ci stiamo facendo uno scherzo per radio. Vuoi partecipare? Dai, dai, dillo. Dillo. Oh. Non glielo dice, se no c'ha paura da Tartarini, eh. Lo sai che è? Lo sai qual è il fatto? È che poi c'ho paura che magari poi si fomenta. Ma in culata, dici, eh? Capito come? Ah, vabbè, vabbè, lascia perdere. Magari era una di quelle vecchie, capito? Ti dice davanti a tutti, come stai al Geno? Tutto bene? Capito che so dire? Sa figura tutto me la eviterei. Ti ho perforata. Oh, io manco mi muoio aspettato così, ci credi? Mai. Io manco mi fio. Ma quanti anni è che sei sposato così? No, no, io so divorziato. E mo, vabbè, io la chiamo mia moglie, ma Alice non è mia moglie, Alice è la convivente mia. Però sono stato sposato in passato, poi mi sono ero troppo matto, fratelli. Diciamo, ci siamo lasciati, mi sono divorziato e mo mi voglio risposare con Alice in chiesa o al comune. Qua. Ma ci inviti, Brasi? Che come mi invito? Invito tutti, invito, vedi un po'. Non vedo l'ora. Ma sai come mi hai messo? Tipo Spirulino. No, vabbè, mi hai messo bello preciso, eh. Peccato per i tatuaggi. Ma te volevi i tatuaggi, sali su Artare? Perché che? Ma accettano col 666? Magari mi confesso prima. Ma che lo copri col trucco, che cazzo lo fai? Ma se imbocco così è uguale. Ma che cazzo mi frega a me pure in mutande, poi. Allora aspettiamo il giorno. E che pensi, sia una cosa in là o vicino? Questo un annetto lo faccio un fio e invece... Ah vabbè, tra un annetto figurati. Mi sa che siamo morti, eh? Ci hanno sparato. Ci saremo, dici, in vita tra un annetto? Io non lo so. Vi auguro a voi un buon proseguimento nel caso vi dovessi abbandonare. Vi auguro che ci siate. Vi auguro che ci siate una vita felice, in caso di una mia mancanza. Mi dici una cosa, invece, sa che quanto è che sta caduto in casa? Eh? Quanto è che sei fidanzato con quella che anni e qualche mese. Con quella che ti sopporta? Quanti anni c'ha? 25. Ma sta online adesso? Ma... Sì, sta in chat. Ah, Sorché? Ah, salutiamo. Ma quanti anni c'hai te, Sorché? 23. Come si chiama? Ilaria. Ilaria, e il brasiliano ti saluta, eh? Ciao Ila. Tratteciamo bene, questo ce lo vengono tutti i dick. Tratteciamo bene. Una massaggiata ogni tanto con il mattarello per la pizza, senti bene l'impasto. La mettiamo in stanza. Ah, tu le cassa? E chiamela, vai. Ti ha chiesto lei? No. Vai, si vergogna, no? Mi sa no, che no. Si vergogna più il sacco, non sa vedere che sta a fare. È tutto timido. Io voglio fare qualche domanda, Ilaria. Ma mi dici ieri sera che te l'era presa, fratelli? Ah, ma la vita mi partono le brocche, paranoie, eccetera. Ah, fratelli, ma io ti ho detto, ti ho consigliato un po' di vitamine, ti ho consigliato un po' di roba. Tu ci avrai una carenza di zinco nel sangue, te lo garantisco. È l'anello fondamentale della produzione del testosterone, devi sapere, figlio. Lo zinco. Poi se tu lo pippi è meglio pure, si è dato un botto di zinco una volta. Ma lui non so se gli passa, perché vedo che c'è una strettoia qua. No. Già che respira. Basta oh, ma è ancora la musica dentro. Ah, fratelli, ma a me la musica mi piace, ho messo abbassa. Così è sottofondo, te rilassa, lascia. Se no siamo tesi. È proprio da psicopatico questa poi, eh. Cazzo. Lascia. Chi sta chiamando? Sta chiamando sta mischiella. Dai. Mamma mia. Aspetta che è dentro. Mo io voglio fare due domande io, Ilaria. Buonasera. Ilaria. Ma io ti voglio fare qualche domanda. Sì. Posso? Ma sì. Ti piace come mi sono conciato stasera là? Scusami, Brasi. Volevo chiedere un attimo un parere di una donna. Come mi sono truccato, secondo te? De merda. Scusami.
Come riesci a gestire il nostro amico qui, Mattia? Tanto, tanto pazienza. Ma tu sei italiana, là? Certo. No, di dove? Perché stai ridendo? Che cazzo è? Di dove? No, perché a me, da come ha parlato, mi pareva la suora che... Io da bambino andavo alle suore, dalle suore, no? E c'era una suora con cui gli volevo bene, che non c'è più, suor Anna. Pace all'anima sua. E quando ha parlato mi ha evocato in me un ricordo bellissimo di questa suora che mi voleva bene. Sempre te. Io gli ho fatto una domanda in aria. Quanta pazienza ci vuole con Mattia? Fatti scherzi. Come fai a gestirlo? Tanta, troppa pazienza. Ma davvero, è un casino questo? Facci un esempio di quando sbrocca. Come fa? È controllabile? Io non lo cavo quando sbrocca. Ma gli mini? non riesco a bloccarlo quando sbrocca. No. No. Senti, da quant'è che state insieme? Ma hai detto 2 anni e mezzo. Ci pensiamo noi. Quando è fanno squillo, salgo io su, che tanto già muovo qualche cosa già in debito. I bietti già mu fatti, abita. Sei in deficit con me, te, sai che? Quando vengo, sai che ti infilo un bastone al culo, te sventolo come Swiffer Duster sui pareti proprio, capito come? Tanti i capelli che sono chiappapulpere. Mo che sei stato, ragazza, un far timido. Sei bloccato, non vedi? Dai, ma come? Si blocca. Ancora non vivete insieme, giusto? No, viviamo insieme però a casa. Vivevamo. A casa tua, là? No, a casa dei miei. Ah, ok. Ah, mo, carino, bravi. Invece mo tu con chi vivi, là? Io per adesso sono dei miei. Mamma mia, guarda come gli è cambiata l'espressione. Ma che ha fatto, fratellino? Sta sereno. Oh, dai, l'ha fatta entrare, mica l'ha fatta entrare. Mamma mia, ma che ha fatto? Ha mangiato il pane duro che te lo del culo, fratelli. Mamma mia, guarda come sta imbarsamato, tutto tirato, porco due, ferma tu. L'hai innamorato lui, là? È innamorato. Pure troppo, guarda come sta, guarda lui, io. Mamma mia, guarda lui, ha cambiato espressione, si è messa a braccia concerte, si sa fa l'Ave Maria, sa di tutto, come si dice? Si vede che è Rosario, sta a fare Rosario. Sono carini insieme, dai. Bravi. Si vede. Tu sei innamorata, spero. Mi sta a mannar malocchio, non vedi? C'ha paura che me ne esco con qualcosa di sbagliato, non vedi? Sta a far malocchio, sta a fare... Lui sta a aspettare che tu te ne esca con qualcosa di sbagliato. Sta a aspettare che ti ferma subito, dice che ti blocca proprio. Però, il bottone, lui c'ha il bottone che va verso l'alto, dice... Io mi dissocio da tutto. Ti dissoci, fai bene a dissociarti. Dovremmo intervenire dalla rete dei dissociatori, ma ancora non c'è in vita. A me mi ha rotto il cazzo questo, che dica la verità. È scritto, poi... Boh. Vabbè, aspettiamo che scegliamo a lui, tanto ormai stiamo un ballo, ragazzi. Stiamo un ballo, balliamo. Abbiamo fatto 30, famo 31 e chiudiamo il mese. Che lavoro fai, te? Che? Che lavoro fai, te? Adesso sono disoccupata. Ah. E però? Prendo... Però operaia, assolutamente. Operaia a fabbrica? Sì. Davvero? Senti, ci vedo proprio. Ti vedo invece... tipo dentro Hermès a lavorare, tipo a fare la commessa d'Hermès, lo sai? No, veramente. Te giuro, tutta precisina mi pare. Ma facevi i tatuaggi poi, là? Sì. È solo che mi sono fermata per un attimo. Ma che c'hai? Di che? Da addosso, che c'hai? Gli ha messa la cintura dei cassi d'Arzaghe. Ah, proprio così. Tutto il braccio proprio scritto. Perché avevo 2 tatuaggi che non mi piacevano. Bello. Basta che bello tutto lì. Vabbè, proprio, ma poi è fatto bene, Sì, me lo sono fatto da sola. Ma davvero? Quante mani ha dato là? Quante mani ha dato? Una sola. Una. Ah, allora sei forte a tatuare, oh. Guarda che preciso. Bello nero, tutto bello. Non si vede tanto bene nella chat, sarebbe da ripassare. Tutto il braccio così è mostruoso, è bello. Mezzo. Sì, è mezzo. Poi c'ho il serpente qua. Pure quello da sola? No, questo no. È fatto bene però. Io mi sono fatta la mano da solo. Fagli vedere la figa. No. Fagli vedere la figa sul braccio. No. Okay. Ah, è una rosa. È una rosa. Le rose sono rosse, le rose sono blu, all'inferno ci vai tu.
quando ho sentito fargli vedere la figa, io dico: questo è matto. No, no. O stai drogato, no, o sta a volare proprio visto, questo. No, non l'hai visto, Pratigua. Faccio rivedere. Sta vicino. È perché al c'è mezzo la figa. C'è sta la fregna, che c'è sta? Lo vedi? Ah, fregna. Sì, si è calla. E com'è sta pazzia? Sta pazzia perché... Ma tu ci avevi dato solo quella e poi ci ha fatto tutto intorno. No, perché alla fine la figa è la figa. La fregna è la fregna, mica è legna. La fregna è la fregna. Cioè, oh, certo, lo dico io da donna. Fa, e poi li accoppia, eh. Tu stai proprio bene insieme, lo dico, sai. Tu pensa che io sono leone, cioè lei è leone e io sono ariete. Tu sei leone e il cane coglione. sì. Ma lo metti a catena ogni tanto, là? In che senso? In catena. No. Lo fa lui a me. Davvero? Che è questa cosa? Lo sai che non c'è la parità dei sessi? Siamo non fa queste cose, soprattutto in diretta poi, eh. Ma sono cazzi tua. Siamo legati a donna cagata. Che mi sta scrivendo Bart. Tocca a me, che qui sai io quello che voglio. Chi te sta scrivendo? Ma lascio perdere, questo sta fuori. Chi? Ma che ne so che sta di questo? Ma no, Guglielmo, Cristoforo Colombo, che te sta scrivendo, fratelli? No, Marco. Chi è Marco? Ah, che dice Marchetto? Bello, salutamelo. Ha detto che sta andando benissimo la live. La nostra? Sì. Ma come? Ma chi è Marco, regà? È il ragazzo che c'è, sta lavora dietro. È quello con occhiali, che è il fratello. Sì, sì. Salutiamo Marco, bella Marchetto. Bello Marchetto, ma non saluto, fratelli. Bella Barto. Ah, Barto Panzer. Esatto. Grande. Quando andiamo a trovarci, a sti ragazzi? Quando a me dire di la verità, io volevo che scendessero loro. Per fargli vedere loro. Io volevo che scendessero loro. Siamo i padroni di tutto. Io non ci sono mai stata a Roma. Allora venite giù, va. Dai, vi invitiamo. Così vi faccio conoscere pure la ricetta mia. Vi faccio conoscere pure la donna mia. Che gnocca. L'hai vista? L'ho vista che su Instagram. Se sta vicino mi sa da qualche bomba sul muro, mi sa che mo scendo giù io da un destro in testa della cappotto. Ma lo faresti in diretta, cioè? In diretta? Già è successo, successo in diretta, Brasile. Ma chi è il vicino tuo? In testa di cazzo, te dico. Vai a tornare, gli dici che la telecamera a mano, dici che dica, che va. Quanto se può fare su Twitch? Perché? No, mica è imbruttito, gli dici dica che è. Già è successo su YouTube, ha fatto scandalo, calcola. Davvero? Porco due, ti dico, stavo a fare la diretta, ma sono andata vicina, mi fa, ma perché mi pisci dal barcone? Mi ha detto pezzo di merda, ti dico, che è successo il panico, ti dico. Ma perché pisci dal barcone, te? Ma no, sono matti. Che poi, il fatto è che io ho le telecamere, no, per tutta casa, pure sul balcone. Allora lei mi fa, a suo orario mi ha pisciato addosso. Io sono andato a vedere la telecamera, il cane stava dentro la cuccia. Mi è salito sto coglione. Mi è salito su casa, mi fa... Gli ha pisciato in faccia a mia moglie, tutta la maglietta sporca di piscio. Gli ho fatto a che ora? Mi fa, intorno ai 11:30. Il cane stava in balsamato. Gli ha pisciato in faccia a tua moglie. Ma moglie ci piscio in faccia io. Mi stanno a proprio sul cazzo. A proposito, ma la pioggia dorata vi piace? Addosso? A me mi hanno proposta, però... L'ultimo che mi ha proposto è finito fino male. Oh, io gli ho detto alla donna mia, io gli ho detto, mi metto dentro la vasca, ti giuro. Io ho detto, mi metto dentro la vasca, la pisciamo addosso. Oh, mi pisci addosso. È una questione di rispetto. Ma che rispetto? Io, mentite, io perché so proprio uno zozzo io, capito? So proprio uno zozzone. Io ho detto, scusa, dentro la vasca, che cazzo te frega, mi pisci in fascia addosso. Provici. No, no, mi dà fastidio. Ma che te dà fastidio? Pisciamo addosso. È la cacca? Eh? A cacca? No, a merda no. Pensavo che andavi oltre. No, a merda no, però il piscio mi dà proprio, capito, che ti voglio di proprio dessorsi proprio. Quando si te piscia addosso. Du vomitate? No. Du vomitate? No, ma un petto, mica niente di che, No, no. Manco un petto. No. Vabbè, oh. Io pure ci ho avuto qualche fantasia strana. Due o tre sputacchiate in fascia, queste cose sì. Ma quello l'ha fatto quel bastardo. Ma lo deve fare. Non l'ha fatto a
porco. Sta malafato, ma sputato in un occhio. T'ha accecato? Ma accecato. Cosa fai vedere? Ma qua, quelli, bravo, fammi poi vedere, quello è per culo, fammi vedere. Bravo, bravo, quello deve fare, qua torna quello devi fare. Ma io dico, ma questo è un maiale. Ah, oh, mo' vi dico questa, il chiofalo mi ha detto, Brasilia, ci sta a chiamare uno che deve sponsorizzare Sexy Show. Gli dico, Francesco, ma che se inventavo? Ma non è che potevamo andare a sponsorizzare i cazzi su Ma mandameci a me, a Brasile. Ma che no, mo' se stiamo inventando una cosa per sponsorizzare sto Sexy Show. Ti pareva. E palle quelle lì rotonde che metti al culo, capito quale? Sì. Quelle là. Beh, ma ci vado io, comprano tutto, Sì, sto male. Comunque sta musichetta a me mi sta aiutando a liberare la mente dai pensieri oscuri. Lasciala, non sto scherzando, lasciala. Sì. Secondo me la dovremmo sempre tenere sotto. Vero? Leggera. Così, volume così. Volume basso, così la gente non caga il cazzo. Scusate. Ma aiuta a sta più focalizzato. Se dici così. Oh, pensa, questa da 2-3 botte, io mi dissocio, però ti sto dicendo, da 2-3 botte ti metti sul divano con sta musica. O mamma sai che mia, vedi? Ho fatto poche volte, ho fatto. Io sempre, Io sempre. Ci sarebbe da farlo, Sempre dico il passato, quando è capitato. Sì, certo, Ci dissociamo. Tanto mi snaricio. Vai. Allora, per chi si fosse collegato in questo momento, Ilaria è la fidanzatina del matto sotto qui del Piovra, ok? Quindi per chi si ma fosse il Piovra perché si attacca a tutto, È il Piovra perché c'è un capoccia, c'ha una Piovra, noi di che pezza che c'ha. No, fino no, perché se vuoi ti attacchi giusto al cazzo dei fratelli. Mi sa che ci diventerò io una piova tra poco. Perché che c'hai? E i capelli so che c'hai? È perché mi attacco i cyber dread. No. Perché? No. Sì. Quelli là. Sì, quelli lunghi, i dread finti. Ma lunghi quanto? Quasi al culo. Ma così sei una fatina, no? Lascia stare, così sei una favola. Ma stai una favola, ma perché devo? C'hai pure i capelli mecciati con i piercing, fermati. Sai quanto costano quei piercing? Che hai detto, fratelli? Porca puttana. Costano? Quanto costano? Quanto costano, fratelli? Di Girolamo. 250. L'uno? No, non l'uno, tutti insieme. Vabbè. Ma è tanto, perché sono tutti opali. Ah, opale, a pietra opale. Pietra opale. Ma fermate, ma te che stiamo a parlare? Dove stanno questi pizzi? Fagli vedere, amo. Sì, a parte i brufoli. Ma che c'hai? Questo? Ma mi dici una cosa, ma metti caso che una pizza in faccia, ma dove vanno? Che? Metti caso per truppate, truppi una pizza in faccia, no? Ti fa male lì. Figa. Ma tu che c'hai qui dentro? Una cosa? Che c'hai qui? Come questo? Ma quando bevi non è che c'hai le perdite, no? Dai, non è che te esce l'acqua. No, non mi esce l'acqua. E se ti levi? Ci ho provato, ma non esce. Se ti levi? Se si leva, sì. No, ho provato. Ma come no? C'è sta qualcuno ai Guinness World Record che si era sfilato qua roba se beveva il latte e faceva una gara a chi spruzzava più lontano il latte dal buco del piercing. Ma perché sono dilatati? Ma perché ti metti pure te? Ce l'avevo qua. Ai lati, questi ai lati, oh. No, dai, là ti no. Ma fate tutti i piercing, Teo. No, o sa perché ti devi mettere ai lati? Perché io al cielo, a quelli con i piercing qua non gli potevo menare. Perché dopo ti famo male. Quando ci vedi, tu mi dici, c'ho questi, ci dici. Non mi potete menare, c'ho i piercing. No, però io c'ho l'occhiale, quindi non mi puoi. No, occhiali ti levo, guarda. Siamo a quattro occhi. Quanti siamo sempre? 1600. 1500, 1400. Io vado a fare un attimo la pipì, Sei sicuro? Lascia il naso lì, il naso lascialo sul comodino, fratelli. Ci ho provato, però voglio rimanere collato. E te rimane. Ti dico fermo, Teo.
ho pensato così tanto il vicino che mo quando mi sono alzato ho sentito il campanello che mi suonava, mi è salito un veleno, ho detto mo adesso gli faccio un destro sinistro. Che t'ha fatto sta roba, vabbè? T'ha sciorata sta roba. Oh, Omin, se sta regolando stasera, eh? Oh, minchia, 22.000 spettatori. C'ha lui? Sì. Ma chi c'ha lui in, come ospite? Ha praticamente, vabbè, il suo amico, poi ha tipo Fedez e Max Felicitas. Ma allora, quando ci chiamo? A Pasqua? Poi ha, vabbè, Luis e altri streamer. Vabbè, ma con loro c'è lavora lui, con questi deficienti, con Luis, così. Capito? Sì, sì, sì. Ci fa pure le trasmissioni di quelle che fa Fedez, là. Che caldo che mi è venuto. Adesso gli riscrivo tra poco. No, no, io, ah, regà, io mi voglio bene. Io mi abbandono, a me me ne frega a cazzo, né de Obi e né de nessuno. Io sono brasiliano e il culo non ho mai leccato in vita mia e mai lo leccherò. Ascoltami un attimo, mo viene al cielo, io mi saluto proprio, che a dormire mi sono rotto il cazzo, che okay. Dica la verità. Aspettiamo al cielo. Non ha tutti torti. Ma io ben culo nessuno, è l'aria, pensa si mi mette a supplicare Omi. Io gli piscio addosso, gli piscio a Omi. Addosso gli piscio a Omi. O metto dentro al cassetto, Omi. Senti, va, mi sta a mancare di rispetto così, non hai capito perché. Mi dice 5 minuti sto pezzo di merda, mi dice, e poi ritarda. Ma chi sono un culo, Omi, tie? Così mi sta a mancare poco di rispetto. Sore che aspettiamo. No, ma io me ne vado, io vado a dormire. No, no, me ne sto a rosicare, non hai capito te. No, me ne sto a nasi, sentiamo domani, va, ciao. No, me ne sto a nasi, sto a rosicare. No, io chiamerò proprio, non ha capito che sto pezzo di merda. No, tanto non c'entro più. No, non c'entro più online, tanto, ciao. No, vabbè sì. No, no, ciao. Elena. Così caldo. Comunque posso dire una cosa, raga, io mi sto guardando in live. Giuro, non faccio così schifo. Giuro, non faccio così schifo. Che problemi ti fai, dai? Li faccio. Vuoi che ti tolgo? Ma che cazzo che vuoi? Vabbè, dai, ti tolgo. Ok, ciao. Ciao, ciao. Ma ci siamo divertiti stasera. E ne porto i segni addosso. Ti ricordi quando quel giorno ti ho portato in spiaggia e ti divertivi a correre sul mare? Io ti lanciavo il bastone e tu correvi e facevi ti amo, ti amo, ti amo così tanto che vorrei quasi lasciare la mia ragazza. Io dicevo no, non lo puoi fare, deve essere una cosa segreta, una cosa tra noi due. E così fu, diventammo amici, poi piano piano amici di letto, poi sempre di più, sempre di più, fino a quando non conobbi il suo lato più nascosto, quello che teneva tra le gambe. Ti ricordi? Mi ricordo. È vero che la vita delle volte mette i paraocchi. E tu hai voluto fare un po' troppo il paraculo. Per questo che poi abbiamo deciso di prendere strade diverse per un giorno di pausa, un giorno di un giorno sabbatico. E poi è stato tutto più bello, perché dopo la pioggia c'è sempre l'arcobaleno. Oggi l'arcobaleno ci sono diventato io. Nella vita ho fatto tanti sacrifici che hanno portato tante cose positive nella vita.
perché ricordate, quando qualcosa sembra duro, in realtà non lo è. In realtà state andando nella direzione giusta. Qualcuno cercherà sempre di fermarvi. Persone, cose, eventi. E quando notate questi eventi che vi rimano contro, voi dovete dare di più. Dovete spingere, impegnarvi. Possiamo dire che in questi casi la vita è come la palestra. Perché per crescere bisogna fare sempre di più. Dare sempre di più. Soffrire. Insistere. Essere perseveranti. Bisogna perseverare per raggiungere i propri obiettivi. E questo è un discorso che vi sto facendo ovviamente dal profondo del cuore. Sapete, io sono un intrattenitore, uno showman, ma quando si parla ovviamente di cose così profonde, lasciamo stare il modo in cui mi sono conciato. Posso essere tutto. Posso essere un pagliaccio, un filosofo, un attore, un cantante, tante altre cose. Questa cameretta che voi vedete me la sono costruita tutta da solo. Tutto quello che vedete, anche questo reggitastiera da muro, l'ho costruito io. Questi gancetti che vedete in realtà li ho fatti io, tutto mio. So che delle volte non è facile capire veramente, no? Perché magari io vi mostro un lato in quel minuto e voi non sapete tutto quello che ho passato e ho vissuto, ovviamente. Molti di voi mi conoscono da poco. E no, mi piace fare questo discorso perché voglio appunto farvi vedere un altro mio lato. Per farvi capire che quello di prima, che si è tirata la maionese in testa, il pesto, le uova, è anche quello che riesce a dire queste cose. E devo dire che in questo momento, in questa veste, mi piace di più. Perché io non mi faccio troppi problemi. Ho sempre fatto tutto ciò che mi girava nella mente. Nel giusto. Perché io credo che lo sbagliato non esista. Ci sono persone che dicono il giusto, lo sbagliato, il bene, il male. Io credo che non esista il male. Io credo che il male è un limite che noi stessi ci imponiamo. Certe cose quando vanno male, noi diciamo è andata male. Io vi dico e vi consiglio ovviamente, vivamente e veramente, di aspettare prima di giudicare. Perché quella cosa non è andata male. Non era il momento per fare ciò che stavate facendo, ed era il momento di aspettare ciò che doveva venire. Il problema è che bisogna essere sincronizzati. Nella vita noi abbiamo dei tempi da rispettare. E ogni cosa ha il suo tempo. Spero che abbiate capito questo discorso che vi ho fatto e magari ne possiamo riparlare. Comunque, tra noi due, devo dire che sono veramente contento di quello che stiamo facendo, perché vedi, è iniziata la diretta, abbiamo fatto entrare la gente, gli abbiamo dato lo spazio, poi abbiamo fatto freestyle, abbiamo fatto un po' di scherzi, mi sono tirato la roba in testa, abbiamo parlato, ci siamo fatti due risate tra di noi, poi ho cominciato a fare questo discorso e credo che sia proprio il top, il massimo, credimi, io vivo per questo e mi piace tantissimo quello che stiamo facendo, quello che sarà, quello che già è. E sono felice. Mi dispiace soltanto che l'approccio sia stato sbagliato all'inizio con le persone, però abbiamo dovuto capire insieme.
Comunque Omi mi ha detto che tra poco ci siamo. Non so te se vuoi chiudere la live oppure... Ma io direi di rimanere fino alla fine. Fino a quando non ci dà l'ok, poi lo ostiamo. No, ma... Lo ostiamo e andiamo sul... Lo ostiamo e andiamo a lui. Esatto. Ok. Quindi ragazzi, per chi vuole portare avanti la serata, rimanga qui connesso perché tra poco osteremo Omi e poi saremo ospiti. Mamma mia, che serata veramente bella. Sì, non abbiamo avuto tante persone, però è stata bella. Veramente bello. L'importante è che i presenti si siano divertiti. Faccio un pool. Ok. Direi che sia la cosa più giusta. Parere al pubblico. Votate. Votate. Saluto. Tutto sto bolo d'arco. La dico fermo, andi fratelli. Mamma mia. Ma c'entri così da... Cosa, bro? C'entri così da Omi? Eh certo, bro. No, si sono divertiti, dai. Sono divertiti, va? Sì, ancora. Sono contento. Mamma mia. Viva Twitch comunque. Viva? Viva Twitch. Ah, io... ho capito niente. Tu capisci sempre male, fratellino. No, io ho capito tante cose. Mi fai il di... Il dick. Il dick. Certo. Mamma mia. Oh, grazie Exo. Grazie mille Exo per gli 11 euro. Sei il nostro più grande supporter. E anche domani si mangia. Mamma mia. E anche domani si mangia. Anche domani si mangia. Grazie che anche in questo periodo che sono un po' giù della mia vita mi riuscite a strappare un sorriso. Vi voglio davvero bene, detto dal profondo del cuore. Ti stimo e spero un giorno di incontrarti. Dai, il gruppo. Cosa? Sei matto, 10 abbonamenti. Chi io? Exo. Un'altra volta Exo. Exo, vieni in cosa. Vieni in live. Ti vogliamo in live. Grande Exo. Cioè, ti rendi conto che sto tizio ha donato 300 euro? Exo, donato 300 euro? In totale sì, ha speso 300 euro. Exo, vieni in live. Beh, se vuole, lui viene. Mamma mia. Che serata.
Adesso leggo pure io i messaggi. Exo, sei tu Exo Dark su cosa? Grazie mille per i 10 euro. Hai visto chi è? Cosa? Su Insta si chiama Exo_Dark_. Grande Exo, ti ringrazio. Ti ho scritto Exo. Certo, brother. Che è successo? Si è abbassata un po' la musica. Mamma mia. Ma Como nel senso paese Algero? Como Algero, bro. Che mi avete scritto, raga, veramente una serata bellissima, sono contento, un bacione secco a Gio, grazie mille Manuel, anche tu sei bellissimo. Comunque sono eroe io, bro, mi dovrebbero fare un assaggio, bro. Cosa? Voglio un assaggio loro. Di cosa? Di me, cazzo. Aspetta sfera. Siamo online. Come ha risposto? Ti do il link. Allora Barto, chiudi la diretta e osta Omi. Ragazzi, ci vediamo su Omi, eh? Rimanete connessi. Osta Omi, Barto. Vado, chiudo io la diretta, brother. Sì, devi ostare Omi. Chiudi.